Il capitano Kuvas a rapporto missione. Stiamo per partire dall'orbita geostazionaria da Europa. Tutti i componenti dell'equipaggio sono nelle camere di principalio. Il controllo motore subluce è a posto. Motore Quantum Leap operativo. Ok, sensori calibrati, pronti, nessuna anomalia. Tutte le luci verdi, siamo pronti a partire. Mi sto dirigendo nella capsula di principalio. Conto alla rovescia, cominciato. Motori subluce all'80%, pronti a partire. Signori, ci aspetta un bel viaggio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Quantum Leap, attivo. Take ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Ok, messaggio di soccorso, no. È ora di svegliarli. Sentite la musica partire degli altoparlanti della nave, la Prime Visla. E il vostro pilota che vi parla. Signorine, buongiorno. Anche se non so che ore siano esattamente. È arrivato il momento di svegliarsi. Sì, sì, proprio voi. Su, dai. E possibilmente, signori, vestiti. Sì, Tix, sto parlando con te. Vestiti, ok? È arrivato il momento di conoscere la ciurma di spaesati della Prime. La ciurma della Prime Visla. In questa giocata di ruolo di Far Sight. E prima ancora di cominciare a presentare i personaggi, voglio fare un enorme benvenuto a Willy, che abbiamo obbligato a venire qua. Non mi hanno fatto male, tranquilli. Non ancora. Non ancora. No, ho solo usato un po' di cloroformio, così non lascia sempre. Infatti lui ieri sera si è addormentato a letto, a casa sua. È addormentato a Prato e si è svegliato a Milano. E ho detto, vorresti giocare? E tu hai detto, vabbè, già che sono qua. Perché in verità c'è un green screen, c'è un tizio vestito tutto di verde con il coltello verde. Invisibile. Esatto, invisibile. No, fa molto piacere in realtà essere qua. Speriamo di non fare una figuraccia. Ma con tutte quelle che abbiamo fatto noi. Tranquillo, ci penso io. Ecco, punto. Infatti. Far Sight, che cos'è Far Sight? Far Sight è un manuale di gioco di ruolo, ovviamente, per ovvie ragioni, che in questo momento sta facendo il suo bel Kickstarter. Ha già raggiunto l'obiettivo che si era prefissato, ma noi di Intail ci piacciono le sfide non impossibili. Ci piacciono le sfide. Diciamo le sfide approcciabili. Approcciabili. Diciamo che ci piace creare problemi a noi. A te piace creare problemi, sì. Ceniti. Diciamo che mi piace creare problemi. Ecco, esatto. Dicevamo, confermo. Far Sight è questo bellissimo manuale di cui stanno facendo un Kickstarter in questo momento, che ha già raggiunto l'obiettivo, ma noi abbiamo deciso comunque di volerlo provare e portarlo in live per farvelo anche vedere. Così ogni tanto apparirà il chatbot con il link se volete informarvi, e a fine di questa live noi lanceremo un raidino agli autori del manuale, appunto, di Far Sight, se volete chiedergli informazioni, avete domande sul metodo di gioco, sui personaggi, l'universo, non lo so, fatele a loro, mica a noi. Ambientazione, regolamento, i vini, i nani, i coboldi, i goblini, il fico sacro e che vino. Beh, vedi che ha aggiunto il condizionale. Diamo inizio a questo video. Ceniti, stai attento. Stai attento appunto che... Anzi, ti punisco già. No. Descrivi. Come ti svegli? No, aspetta. Con la musica. Simone, hai messo la musica giusta? Grazie. Sì. Ricordi il nome del pilota per iniziare? Giacomo. Ma la ricordavo più femminea, ma ok. Jacob. Ghiran, ti stavi svegliando? Sì. Dicevo, Ghiran apre gli occhi un po' a sfarfallio, come se stesse facendo una scansione del suo corpo.
Lui è un Valkyrian, quindi ha la pelle squamosa, liscia, non ha capelli e ha questi occhi allungati di un giallo molto intenso. Non percepisce immediatamente la musica. Prima è concentrato su chiedersi se tutto quanto funziona bene, se l'astronave è a posto, sì. E quando poi percepisce la musica, si lascia scappare un mezzo sorriso per questo vezzo di Jacob, che si diverte sempre a svegliare il resto dell'equipaggio con queste musiche buffe. Fa uno sbuffo e, lasciando che la musica vada avanti, esce dalla sua capsula e inizia a prepararsi mettendo la sua divisa. Io? Se vuole, lei. Domanda, ma quindi dov'è che stiamo dormendo? Dentro delle capsule? Perché io mi ero immaginata, sei una tipica stanza con letti a castello. La Prime Visla, sì, non è i letti a castello, ognuno ha un po' la sua stanzetta, ma è una stanzetta piccola. Okay. Quindi, se volete descrivere la vostra stanza, immagino che la tua fosse abbastanza asettica, giusto? Sì, la stanza di Gairan è una scrivania con dei fogli, dei documenti. Messi tutti belli. No, sì, sì, tutto ordinato, basta. Fine. E l'armadio per armi e vestiti. Stop. Che potrebbero essere anche le stesse cose. Che potrebbero essere tranquillamente la stessa cosa. Jorag o Jorag? Jorag. Jorag. Jorag Landalo. Jorag, il fastidioso senso dell'umorismo di Jacob ormai ci ha fatto il callo, ma in generale la maggior parte delle frasi, dei discorsi che fanno gli altri non lo toccano minimamente. L'unica cosa che non gli è chiaro è: io non sono una signorina, perché ci ha dato delle signorine, delle principesse quando ci ha detto buongiorno? Non è chiaro. Comunque si è alzato, si è vestito con la sua tunica. Lui è un Kergan, quindi enorme, è veramente enorme, tipo 2 metri e passa di alieno, grossissimo. Fa una sbuffata dalle sue narici minuscole, sbatte un attimo le palpebre, il tempo di sgranchirsi leggermente le spalle giganti, e la prima cosa che fa è mettersi appunto a fare un attimo di trazione con dei pesi giganti alle caviglie, perché bisogna riattivare la propria arma. Proprio bellissimo corpo, flexa tantissimo, flexa di bestia. Dopo un po' di allenamento esce per andare a mangiare, perché la colazione è il pasto più importante della giornata. Quindi non stai seguendo la richiesta di Jacob? Come ho detto, non ha sentito un granché. Qual era la richiesta? Alzarsi e splendere? E basta. E di venire? No, non venire. No, quindi vi alzate perché sentite il rumore di qualcuno che si sta allenando, ma sapete benissimo chi è nella stanza di fianco. Prego, Willy. Allora, Tolan è già in piedi, che lui si alza di solito prima di tutti, perché si prende, siccome è un Iradian, gli Iradian hanno questo sonno piuttosto corto comunque per rispetto agli altri, e lui si alza sempre prima di tutti per rimettere un po' a posto gli appunti, perché la sera prima di andare a letto pensa un po' a riflettere, diciamo, su tutte quante le informazioni che può accumulare durante i viaggi del suo equipaggio. E la stanza praticamente è letteralmente un buco, perché è piccolissima di suo, ma lo spazio dove si può stare è praticamente lui seduto e basta, perché i bordi sono stipati tutte quante le apparecchiature mediche, ovviamente, di cui l'equipaggio ha spesso bisogno, e soprattutto di libri, taccuini dove ha catalogato tutto, flaconi con dentro robe, però cioè apparentemente molto caotico perché è piena, però molto ordinato, cioè tutte le cose da una parte dello stesso tipo. L'unica cosa di caos è c'è la scrivania, che sono tipo 40 centimetri, tipo, e lui ci sta così perché è alto 2,19 m, essendo molto esile, molto, molto sottile, dove lui appunto si sta appuntando varie cose, e lì c'è un po' di caos, fogli, roba in mezzo, però appunto quando sente il messaggio registrato di Jacob, mette a posto, appusso la penna, chiude tutto, prima di andare via si prende un minuto per rimettere i fogli, diciamo, che formino un'inquadratura abbastanza ordinata sulla scrivania, e poi con il taccuino sotto braccio se ne va nel luogo di ritrovo. E lui ha parlato di caos. Nella stanza di fianco c'è il caos. Allora, io stavo bellamente dormendo abbracciato al mio blaster, proprio dormivo abbracciato al mio blaster.
sento la musica. Io non so quanto questa musica potesse essere forte, però boh, vedo che ho delle belle orecchiette che mi pare che la musica l'ascoltino molto bene, la percepiscono molto bene, e quindi appena parte la musica mi sveglio. Ah, chi è che ci stanno bombardando al riparo? E cado dal letto con il mio blaster, che spero che fosse in salve, perché in quel caso sarebbe veramente il caso. Scopriamolo la prossima. Ci penso io. Vai, tipo che pensi me. Ti eri ricordato effettivamente che metterlo in salve era un'ottima idea. Quindi cade. Stum, tum, tum. Silenzio. Mi rialzo. Okay. Ci sono delle signorine effettivamente a bordo, siamo soltanto no, noi. No, siete voi. Siamo magari noi poveri stronzi. Siamo solo noi poveri sfiga. Magari ci fossero delle signorine in questo posto. E vestito con delle mutande in testa, si intende vestito oppure no? Questo devi chiederlo a Jacob quando arrivi. Giusto per fargli la, per fargli dispetto lo farei, però mi sveglio, mi troia, mi avvolgo un asciugamanino alla vita, mi metto delle pantofoline, prendo il mio blaster e vado in una sala da pranzo dove possa o in una sala dove si possa mangiare, perché voglio fare colazione. La Prime Visla non è una nave particolarmente grande. Mm-hmm. È come se fosse un camper dello spazio. Ok. È l'immagine che vedete là dietro, che gli spettatori non riescono a vedere perché adesso la vado un po' a descrivere. È un rettangolo, un parallelepipedo rettangoloso, in cui fondamentalmente dentro ci sono, sembra più in realtà un cargo più che un'astronave dedita all'uso di trasporto di persone, più siamo, di merci. Siamo molto poveri. E cade a pezzi, ci sono alcuni momenti in cui sentite che vibra qualcosa, ma esattamente nessuno sa che cos'è e nessuno lo vuol sapere. Siete poverissimi, perché le ultime missioni sono andate... potevano andare meglio, diciamo che lasciamolo lì così. E missioni in vista non ce ne sono, quindi vi avvicinate nella stanzetta, che in realtà non è una vera e propria mensa, perché c'è un distributore tipo sala comune, un salotto, tipo sala comune degli uffici, con un divanetto, un tavolino, una pianta aliena finta, fintissima d'altronde, e questo distributore di alimenti di dubbio gusto. Ci sono addirittura tre gusti: quello cattivo, quello più cattivo e quello che nessuno prende perché è anni che è lì. E quando arrivi vedi direttamente, appunto, c'è Giora che fa boom boom, forza, ti ho già dato i crediti, muoviti, e prende a pugni il distributore. Aspetta, ci penso io. È quello più cattivo. Credi che abbia paura di te, vero? Infila la mano dentro il coso. Ti faccio vedere io chi comanda. Me lo magno. Aua, così. Tipo con ancora un po' di carta in mezzo ai denti e lo sporco di un qualcosa che tu non sai esattamente cosa, ti guarda. Che vuoi? Allora, io vedendo quella scena, vedendo che lui stava battendo su questo distributore e non venendo giù niente, avevo già un petardo in mano con la micina accesa. Un cicciolo. E quindi hai fatto? Sì. Ok, perfetto. E mi avvicino e vedo che cosa esce a me. Già di nuovo con avete il cippino, quello per inserirlo dentro, perché giustamente è il budget che avete per mangiare, che non è che regaliamo qua il cibo, se non si lavora. Quindi puoi mettere il cippino e scegliere. Metto il cippino e... Hai abbastanza soldi per poter scegliere. Come mai ho tutti questi soldi? Hai abbastanza soldi. Tutti questi? È tipo costa un credito. Ok. Vabbè, è il cibo spaziale. Quello prendo che quello meno peggio a questo punto. Ah, quello cattivo? Sì. Ok, va bene. Prendo quello meno peggio, vedo se esce. È sceso questo barattolo, esattamente quello che aveva preso, mm-hmm. Esattamente lo stesso colore, quindi non sai se è quello suo o altri, perché sono tutti e tre uguali. Di questo colore ad alluminio, con la linguetta per essere strappato. Bene, prendo barattolino, mi siedo a un qualunque tavolo per terra, non importa. Divanetto. Apro. Un giorno tutto questo cambierà, ne sono sicuro. Credici. Mangio. Io lungo la strada fra la mia camera e la,
la zona cibo. Mi sono dilungato perché man mano che passo per dare un attimo di dignità alla nave, intanto mi fermo, vedo che c'è una lastra, quindi prendo il lastro isolante. Ok. Quanto nastro hai in equipaggiamento? Non abbastanza. Non credo nemmeno. E alla fine arrivo con il nastro già finito. Il rotolo di cartone. Il rotolo di mentre gioco. Beh, ben svegliati. Ciao capo. E mi dirigo verso, senza dire, faccio un cenno con la testa e senza dilungarmi troppo vado anche alla macchinetta e prendo quello che c'è. Il peggiore. Il peggiore? Il peggiore, sì. Quello che è lì da un anno e che nessuno, esatto, vuole prendere. Perché faccio due calcoli in testa e dico, prendo quello. Ma che buongiorno. Eh già. Prendo un bicchiere da qualche parte, lo schiaffo dentro e inizio a mangiare. Che c'è, ah, capo? Oggi ti senti fortunato? Sono sempre fortunato finché ho una nave funzionante. Mi ricordi quanto hai in robustezza? 2. Vediamo se anche il tuo stomaco è funzionante. Ok. Non ho più da fare. E com'è? Mamma mia, se fa schifo. Mamma, no. Ma proprio hai presente quel gusto che ti rimane? Tipo. Sì. Tipo quando si brucia la resistenza alla sigaretta. Beh, sì, una roba così, sì, sì. Penso che prendo due bocconi. Come piace a me. Bravo. Il coraggio è il premio degli audaci. O è l'idiozia? No, quella è la tua benzina. Ah, ok, fico. Ehi, sono carico. Guardami. Non penso fosse quel... Va bene così, Tix. A quel punto arrivo io, ancora non c'ero, che lo rimettere. E a capo e faccio. Buongiorno. Vedo che hanno già roba in mano e fa. Come medico di bordo è mio dovere informarvi che sono arrivati gli esami dello spettrometro di massa che ho fatto su quello più cattivo. Non l'avete mangiato stamani, vero? Tolan, sono buone notizie? Sono notizie. Ok, facciamo che me le dici più tardi, va bene? Ok, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Vado anch'io a prendermi la schifezza meno, perché io so che quella meno cattiva è comunque più sana. Pensavo avessi un tuo Tupperware, tipo, col cacchio che mangio quella roba. La prendo e mi siedo anch'io accanto come sono disposti. Ah, proprio letteralmente a cazzo di cane, perché c'è un divanetto, un tavolino e questa pianta finta. Okay. Puoi sederti sulla pianta finta perché è molto vecchia. Okay. Era lì da prima ancora che tutti voi entraste in questa nave. Ok. Perché mi appoggio così accanto alla pianta finta, bevendo sta roba, gli do un'occhiata e faccio. Avete poi scoperto chi ha messo la pianta qua? Era del proprietario precedente. L'altro equipaggio non ha fatto una bella fine. A quanto pare uno è impazzito, ha fatto una strage. E un pezzo del capitano, se non sbaglio, era dentro la pianta. Ah sì? Sì. Bei ricordi. Che figo. La mano dentro. Cosa, no, no, pastia, tipo. Sì, no, sì, c'è no, chiaro. Nolan era adesso. Ah, sì. No. Ogni tanto mi manca. Il bracciolino del capitano. In effetti dava un tocco all'ambiente. Col tocco di colore che effettivamente scaldava un po' il cuore. Ok, ricordatemi che fine ha fatto? Il braccio? L'abbiamo scambiato l'ultima volta per dei crediti. Ti ricordi quel tizio strano con i denti tutti storti, con quella voce un po' robotica, che ci aveva detto che ci avrebbe dato dei crediti per quel braccio? Aspetta, un braccio vale così tanto? Per quel tizio a quanto pare sì. Ah, state parlando di quel tipo strambo su Riger 5. Esatto. Che storia. Ognuno. Scusate, sono stanco. Ma così è come sbadigliano per me i Kergan. Stai prendendo quella soluzione iposalina che ti ho prescritto per la gola, vero? Qualsiasi cosa tu mi dia è semplicemente sintomo del mio essere troppo debole. E se tu sottintendi che io sia debole, ti sbagli di grosso. No, Jorag, non intendevo assolutamente quello. Volevo solo offrirti qualcosa per renderti ancora più forte. Non ne ho bisogno. E tipo mi giro contro il muro, tipo così. Sentite la radio attivarsi.
Lo sapete che vi vedo dalla videosorveglianza, vero? Vi avevo chiesto di venire qua in cabina. Noi quattro siamo qua e tu no, vieni tu qua. Mi tolgo l'asciugamanino e inizio a rotearlo, so dove c'è la telecamera. Dio, Tix, per cortesia. Mi vedi? Guardami! Grazie, Tix, sto registrando. Adesso arriviamo, Jacob. Tu rivestiti. Ok, capitano. Tu ricordati che è il nostro pilota. Se viene qui, nessuno pilota l'astronave. Te torna tutto a posto. Ti vedo bene, hai Dai, sguscio via e vado a vestirmi rotolando tipo Sonic. Esatto, tipo Riden. Aspettiamo che il disgraziato torni e andiamo in cabina. Andate tutti in cabina di comando. Torno. Un gremlin. Guardami. Effetti. Jacob è il capitano della Prime Vizsla, la vostra nave. Cioè, scusa, il capitano, il pilota, chiedo scusa, perché il capitano è lui. È un umano. Un umano vestito con un giubbetto di pelle e poco di più. Diciamo che l'umano appunto JPEG, quello che voi avete imparato a conoscere come umani, che non ne avete visti tanti, perché gli umani in questo universo sono, in questa parte dell'universo, abbastanza rari. Quindi, strano. Quanti di noi lo trovano appetitoso allo sguardo? Uno. È un molliccio. Non mi piacciono gli umani, sono stoppacciosi. Poi lui è magrolino, piccolino, eccetera. Ah, beh, ci avete messo quasi un click ad arrivare. Lo so, Jacob, ma sai, i viaggi scombussolano tutto l'equipaggio. Comunque, la colazione è un pasto importante. Avevo fame. Il più importante. Tu dormi ancora col blaster abbracciato, sì. Però non ti fa bene la cervicale, te l'ho già detto. Ma io voglio dormire col mio blaster abbracciato. Preferisci dormire al blaster abbracciato o avere un collo mobile? Signori... Ho perso il mio pupazzo in una missione molti anni fa, ok? Signori... Voglio dormire abbracciato qua. Scusi, signor capitano. Grazie. Ricordati che chi dorme con un blaster è un pazzo tutte le notti, tranne una. È sempre bello vedere che la mattina l'oro in bocca. Meraviglioso, meravigliosissimo. Ma... Ha una camicia un po' sbottonata, il nostro Jack. Capitano, mi lasci parlare. Abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso più o meno un quarto d'ora fa. Non ho capito la lingua, sinceramente. È più che altro un segnale che si ripete. In realtà non sono sicuro nemmeno sia un segnale di soccorso. È a circa una mezz'ora di viaggio da qua, subluce. Potrei dare un'occhiata al segnale? Oh, sì, certo, è questo qui. Ti mostra appunto un pannello un po' impolverato. In cui c'è questa frequenza che si ripete in maniera ogni tot secondi, è sempre identica, ma sembra essere un linguaggio, qualcosa, ma nessuno di voi ha mai sentito questa lingua. Ok. Io però, nel senso, posso provare a vedere se magari riesco a capire, facendo una prova di scienza, se magari è un qualcosa di effettivamente biologico che può avere un suo senso, tipo una voce, sì, eccetera, oppure... Fammi un tiro. Sono 8 più 10 più 7. Beh, direi che è passato. Direi che è passato. Allora, riconosci che appunto è un linguaggio, quindi sei sicuro che è qualcosa di civilizzato, qualcosa che non è una frequenza, un rumore, audio, eccetera, è proprio qualcosa che è stato detto da una persona, però il messaggio è ancora un po' disturbato. Probabilmente avvicinandosi un po', cosa che ti dice anche Jacob, si potrebbe magari sentire tagliare un po' di frequenze e riuscire un po' a migliorare il segnale. Allora faccio agli altri dopo che l'ho visto. Beh, una cosa è certa, non è un'interferenza di una macchina, qualcuno ha lasciato questo segnale, quindi presumo che ci sia effettivamente un equipaggio in quella nave e che non sia semplicemente un caso dovuto a un guasto o roba simile, onde e cose del genere. Se è una chiamata di soccorso potrebbero esserci dei feriti. Ma in realtà non so se è una chiamata di soccorso, sicuramente di solito si usa questa frequenza da noi per il soccorso, poi... Ma è garantita una ricompensa? Cioè, se li salviamo ci danno qualcosa? Oppure stiamo andando... Cioè, oppure stiamo... A prescindere dalla ricompensa, se abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto, dobbiamo rispondere. Questo è il codice galattico. Non possiamo abbandonare delle persone in balia dello spazio.
se fossimo noi quelli in balia, cosa succederebbe? Ci lascerebbero morire. Il profitto di questo qui. Probabilmente lui si mangerebbe lui. Preferisco non pensare all'inevitabilità del fato e soprattutto abbiamo un codice, rispettiamolo, altrimenti non saremmo migliori dei... Non saremmo migliori di altra gente. E noti che mi sono fermato perché non volevo dire qualcosa di sgradevole. Tipo, dei doni. Io invece ero tipo, strano, normalmente riesce sempre a completare le sue frasi, questo è strano. Insomma, cioè, magari sono delle persone come noi. Perché dovremmo rischiare la nostra vita, la nostra nave, per andare a salvare persone che non potrebbero darci niente? Forse perché la nave stessa è un qualcosa che potrebbe darci qualcosa. Guardo la mia nave. Mentre guardi la nave, vedi un pezzo del suo scotch che si sta. Sì, certo, forse pezzi di ricambio. Senza contare che io ho fatto un giuramento quando sono diventato medico e non posso voltarvi le spalle. A prescindere da tutto, che siano vivi o morti, dobbiamo assicurarci quello che è successo. Se dovessero essere vivi, li raccatteremo e magari chiederemo una piccola tassa di trasporto. E se dovessero essere morti, beh, ci intascheremo tutto quello che possiamo. In tal caso eseguiremo una requisizione capillare, non casuale. Prenderemo solo quello che ci serve per procedere col nostro viaggio. Quindi tutto. Quindi... Le cose più di valore, giusto? Quelle che servono, Tix. Tipo arti da sostituire. Voi come la pensate riguardo gli xenotrapianti? Domanda innocua, sto solo... Non dire parolacce. Quanto sarei molto più fico e molto più forte con un braccio umano addosso? Beh, ipotizzando che potrebbero esserci alte probabilità di rigetto, ma che a te non importa, chissà. Ma non lo scopriremo se non andiamo su quella nave. Tolan, per cortesia, mi sapresti dire di più su questo messaggio? Hai detto che... È una lingua o un codice? Beh, diciamo che sicuramente è una traccia lasciata da qualcuno di vivente. Non ha la regolarità e la stessa cadenza che hanno i disturbi radio, che hanno delle onde ben precise che che proseguono sempre nello stesso modo. Quindi il fatto che sia un attimino, come dire, variabile, mi rende davvero difficile credere che sia un qualcosa dovuto ad un guasto o qualcosa del genere. Scusami Tolan, per quanto io starei anche ore a sentirti, capitano, andiamo, rimaniamo fermi qua, perdiamo tempo, andiamo a berci qualcosa? Iniziamo ad avvicinarci, hai detto mezz'ora, giusto? Sì, minuto più, minuto meno. Ok, iniziamo ad avviarci in quella direzione. Fra un quarto d'ora fammi un avviso e dimmi se il segnale è più nitido e se riusciamo a tradurlo meglio. Dopodiché decideremo se proseguire o meno. Ho un'idea, facciamo una votazione. Io voto di andare a bere qualcosa. Tolan, tu cosa voti? Nessuno è con me! Aspetta, stiamo facendo votazioni. Tolan? Mi faccio compagnia. Jorag? Il capitano sei tu. E mi alzo e gli do le spalle. Ho i miei ordini, so cosa devo fare. Jacob? Ah, io ho già la mano sulla... Perfetto, ed essendo io il capitano, dico che ci muoviamo. Forza, signorine. Mezz'ora per controllo armi, equipaggiamento e pronti a scendere. Ok. Ok, andiamo. Ero già lì, serve una mano. No, è il tocco magico. E io fra me e me penso, questo non lo riparo con lo scotch. E partite verso il segnale. Volete prepararvi intanto a fare qualcosa o andiamo diretti? Io voglio arrivare al quarto d'ora in modo che mi dica se il segnale è più nitido o meno. Ok, dopo un quarto d'ora circa Jacob vi richiama attraverso la radio della nave e fa: signori, siamo circa un quarto d'ora, il segnale è effettivamente più nitido. Tolan, puoi venire qua a dare un'occhiata migliore? Arrivo. Raggiungi la plancia, il bicchiere, quello del telefono. Certo, quello possiamo permetterci. Guardi il segnale, effettivamente il segnale è più pulito. E adesso riesci anche a riconoscere, diciamo, quelle che potrebbero essere delle parole, che però non sono abbastanza, nonostante tu abbia fatto un ottimo tiro prima, non sono abbastanza per riuscire a tradurlo. Però il tono è tranquillo.
Il tono delle parole che senti sembra un rapporto più che una richiesta di aiuto. Non senti urla, okay. Non senti qualcosa che possa essere ricordato come un segnale di pericolo o altre cose. Quindi okay. C'è capitano? Sì, sì, ovviamente okay. Quando... Allora, lo ascolto un attimo e faccio. Beh, non ci sono tutte le caratteristiche solite dei messaggi d'aiuto, quali esplosioni in sottofondo, voce concitata. Mi sembra una voce piuttosto tranquilla. Chi ha mandato questo messaggio non sono sicuro che stesse chiedendo aiuto, che avesse qualche problema a livello di salute, onestamente. Mi sembra quasi più simile a una comunicazione standard di qualche tipo. Ma sebbene effettivamente sia riuscita a riconoscere qualche parola, è troppo poco per tradurlo. Non saprei dirti che linguaggio si tratta. Particolare. Il tono hai detto che era tranquillo? Sì, mi sembrava onestamente una comunicazione standard. Nulla di particolarmente concitato. In tal caso potrebbero aver mandato quel messaggio come comunicazione standard e la varia potrebbe essere sopravvenuta dopo che hanno inviato quel messaggio e non hanno avuto modo di mandarne un altro d'emergenza. Possibile. Dalle strumentazioni notiamo qualche... Sto parlando direttamente a Jacob in sì. Questo. Notiamo qualche anomalia, qualche cosa strana? No, al momento non c'è niente. Nel senso, la vedo sul radar, lì in fondo. Non l'abbiamo ancora in vista perché siamo comunque abbastanza distanti. Però è lì. Ferma? Ferma. Dobbiamo verificare se c'è ancora un equipaggio da salvare a bordo. Concordo. Jacob, vai avanti, non attracchiamo subito, appena ce l'hai a vista chiamami e facciamo una scansione esterna. Ok. Poi vado prima da Jorag. Jorag, tu sei pronto? Sempre. Perfetto, mi raccomando, missione di recupero, ti ricordi le regole? Tu indichi dove devo sparare e sparo, tu indichi dove non devo sparare e non sparo, conosco i miei ordini. Perfetto, e ti do una pacca sul braccio. X. Mi vedi che sono a gambe incrociate con il mio blaster di fronte che lo sto pulendo e lucidando. Non sto a chiederti se sei pronto perché quello mi sembra molto ovvio. Vorrei solo sapere perché non hai la stessa cura per la tua igiene intima come la cura che hai per il tuo fucile. Ah, oh, ma perché loro sono bellissimi, cioè loro sono utili, io sono soltanto la mano che spara la macchina è fantastica. Un po' pazzoide e sto continuando a lucidare il mio fucile. Allungo il braccio e faccio un click per attivare la sicura. Grazie capitano, ogni tanto me lo dimentico. Non sguardo da Giora come direttino d'occhio. E lì io semplicemente ti indico con lo sguardo tipo la stanza, che è quella di fronte alla sua e la mia, ti faccio vedere un paio di buchi di blaster che ha fatto più di una volta. E fra me, oh, anche questo non posso ripararlo con lo scotto. E torno in cabina. Io entro da lei. Forza piccoletto, andiamo. Lo prendo aspetta! Per la collottola e lo trascino appunto in cabina comune. Allora, mentre mi alzi, tipo sto perdendo granate, sto perdendo cose. Un attimo, non ho ancora finito. Le prendo a calci nella tua camera, tipo le risbotto. Ne bastano poche. Andiamo. Prendo le cose, me le metto addosso. Con lo scotch. Certo. Jacob vi dice appunto, siamo arrivati. Premo un pulsante. Il meccanismo che protegge, diciamo, la visiera frontale della sonare si alza. Davanti a voi, nello spazio cosmico infinito, c'è un'enorme nave. Non sembra da battaglia. Da quello che vedete inizialmente non ci sono armi, né blaster, né scompartimenti per missili. Lunga, bianca, con due ali ricurve verso il davanti che partono dal motore dietro e tanti moduli sulle fiancate che un pochino escono fuori, tondeggianti. Le luci sembrano accese, però è ferma, lì. Ho mai visto niente di simile durante i miei anni da predone? No, decisamente no. Qualcuno dei presenti. Nessuno di voi riconosce la struttura, il design, i colori, un'eventuale bandiera. C'è una scritta sul fianco, ma non riuscite a leggerla. È in una lingua che non
conoscete. Jacob, avvia la scansione della nave, vedi subito se riesci a trovare qualche dato ed eventualmente se riesci ad attivare una linea di comunicazione. Tolan, quella scritta a te dice qualcosa? A me è... mi aliena. Hai detto che non riusciamo a vederla. No, la vedete, però non avete mai visto quell'alfabeto. Ok. No, capitano. È proprio l'alfabeto. Non ho visto mai niente di simile, onestamente. Tutte le lingue che conosco non riesco a trovare nulla che possa in qualche modo essere simile a quello. E se possibile, siccome ho sempre il taccuino, mi farei anche un... Tix, Jorag, guardandola così su due piedi, vi sovviene qualcosa tipo zone che potrebbero aprirsi, che potrebbero nascondere armi o cose del genere? L'unica cosa che mi viene da pensare guardandola è mamma mia che farfallone chi l'ha disegnata, ma no, è un qualcosa che non ho mai visto, potrebbero avere sorprese che non ci potremmo mai aspettare, armi da punti che non avremmo mai potuto prevedere. L'unica cosa che possiamo fare è scendere e dare un'occhiata. Tix? No, io non lo so, lo posso sapere? È un assolutamente no. No, è una roba che non hai mai visto. No, però forse all'interno qualcosa di utile si trova. Ho una domanda. Se la nave è disabitata, non mi piace molto lo stile, ma mi sembra molto più integra di questa, perché non... Una volta dentro, verifichiamo innanzitutto se capiamo come pilotarla, perché se i comandi sono alieni, quanto quella scritta può essere più bella e più nuova, ma se non sappiamo usarla sarebbe inutile. Però una nave abbandonata, se la scansione non ci dà nessun risultato. A tal proposito, Jacob. Le scansioni sono finite, giusto in questo momento. Rilevo effettivamente alcune forme di vita all'interno, però non riesco a dargli una posizione, è come se fluttuassero da un punto all'altro, però potrebbero essere i nostri strumenti che hanno problemi. Forse il sistema di gravità interno si è spento. Non sarebbe la prima volta che i nostri strumenti, insomma... No, devo della nave. Nostra. No. Loro! Il loro sistema di gravità artificiale si è rotta e loro fanno flipper ovunque. No, è come se si spostassero all'interno della nave, quasi teletrasportandosi. Come se flickerassero? Sì, sì, è come se fosse un flickering, un glitch, qualcosa. La nave è lì, però dentro si spostano. Sono una decina, 10, 15. Forme di vita? 15 sì, forme di vita sì, all'interno? Sì. Comincio a contare i proiettili nel mitragliatore. Sì, mi prendo un po' più di esplosivi. Jacob, avvia una scansione sulla nostra nave. Ah, tutto a posto. 5 forme di vita, siamo noi. E non filtriamo? No. Gli strumenti sono a posto. 5. Sensori in qualche modo. Non 8 come l'ultima volta, vero? E guardo Tix. Solo 5. 5? 5. Non credere che non mi ricordo di quelle 3 puttanelle Terran che ti sei portato qui l'ultima volta. Io non so di che cosa stai parlando. Oh sì, come no. Ma sì, dai, non ti ricordi? Ti ho fatto anche quello scan per vedere se ti eri beccato qualche malattia sessualmente trasmissibile. Io non ho assolutamente idea di che cosa state parlando. Già. Capitano, aspetta un attimo. Quando è che hai fatto l'influenza te? Capitano, che fine hanno fatto quelle tipe? Le abbiamo lasciate a terra la prima volta che abbiamo potuto. Che spreco! Dopo averle pagate per i loro servizi. Che spreco! Dottore. Senza che io potessi prelevare un campione delle loro mucose. Ma quindi sono sano? Tu sì, ma non sono signori, abbastanza sicuro delle tre cortesia, terra. Sì. Torniamo a noi. Chi se ne frega delle prostitute galattiche? Quindi, non sono i nostri strumenti, ma potrebbe essere un'interferenza della nave stessa? Rilevo alcuni segni di radiazioni leggere attorno alla zona del motore, ma credo che sia più che normale. Per sicurezza vi voglio tutti quanti in tuta completa. Chiaro? Già pronto. Sì, sì, no, tipo, ti faccio anche il segno di elmetto. So che sei resistente, ma non voglio rischiare la tua salute. Chiaro, Jorag? Sì, signore. Molto bene. Tolan, tu stavi dicendo qualcosa?
No, a questo, alla luce di questo mi imposto, penso avrò comunque dei sensori sulla tuta, avrò modo di monitorare la loro salute o comunque battiti e roba del genere. Sì, è una tuta che te comunque li conosci, quindi diciamo che magari o nel sonno o volontariamente gli hai impiantato dei chip sì. per permettere di avere i loro livelli di radiazioni, insulina, globuli rossi, tutto proprio. Allora dico, sono lì che mi segno e fa, bene, alla luce di questo mi... prendo la libertà di captare un po' di vostri segnali e tenere sotto controllo la vostra salute mentre siamo dentro. Assolutamente. Linee di comunicazione? Ho provato a contattarli ma non hanno risposto. Facciamo un'ultima prova. Posizionati in linea con la loro cabina di pilotaggio. Proviamo con l'alfabeto Morse. La nave si sposta con i retrorazzi. Si mette davanti alla cabina. Della cabina riuscite a vedere l'interno. Ci sono dei sedili di colore bianco e quasi tutto abbastanza bianco, pulito, niente di particolare, non c'è nessuno all'interno. O quantomeno non vedete nessuno all'interno. Posso provare a fare una prova di... Se il master te lo consente. Se il master lo consente, qualcosa per... una percezione? Meglio. Sì, un percezione, un allerta. Percezione ispezionare o percezione sì, allerta? Dovresti avere appunto un... C'ho molte cose fighe sulla percezione. Ricordo al pubblico che Farsight principalmente si basa su 2D12 al posto del D20. È leggermente diverso, però concettualmente è molto simile a D&D quinta edizione. Quindi, Matt, stavi facendo una prova di percezione per cercare di capire se vedevi attraverso appunto la fessura che è la, come si chiama? La cabina di pilotaggio, no, dico, tipo il finestrino, il parabrise. Il parabrise dell'astronave, se era successo qualcosa. Sì, quindi. Anche perché il Valkyrie ha proprio come abilità razziale il fatto che ha praticamente scuro visione, quindi al buio, comunque con luce fiocca, vedo comunque bene. E quindi, cosa intendi usare? Percezione più allerta? Ispezionare? Forse farei più allerta, perché voglio... Cioè, la mia priorità non è tanto sapere se c'è qualcuno lì dentro, ma se là dentro c'è qualcosa che possa minacciare il mio equipaggio. Perché, la mia priorità è quella. Perché cito il regolamento, tu tiri 2 di 12, in più sommi appunto la tua abilità base, che nel suo caso percezione tu hai 4 o 3. Mm-hmm. Quanto hai? No, io ho 4. 4, e in più se sei, sei una qualifica, cioè, oppure una qualifica esatto. E tu quanto hai di allerta? 3, quindi ho un totale di 7 più 7 al tuo di 12, che non è male, che non è per niente. 2 di 12 più 7, perfetto, 11 e 4 più 7, 21 più 7, 21, non male. Allora, ti concentri, guardi, hai una buona intuizione, effettivamente nel cassetto di fianco c'è un binocolino elettronico che usi spesso, guardi, controlli e effettivamente adesso che guardi meglio, dietro uno dei sedili della plancia di comando ti sembra di scorgere a terra un braccio, però il corpo è nascosto dietro il sedile, quindi anche cambiando angolazione sia della nave eccetera non riesce, sei sicuro che sia un braccio, sembra umano però comunque umanoide, però non riesce a vedere il corpo dietro al sedile. Altre cose particolari non ne vedi, le luci sono accese, diciamo che è una cosa che ti può allertare. Vedo qualcosa, potrebbe esserci un ferito. Jacob, dai un segnale Morse con le luci. Subito. Chiedi se stanno bene. Aspettiamo. Capitano, vuoi che lanci una granata per vedere se si smuove qualcosa? Direi decisamente di no. Non c'è una granata, ti lancio fuori dal boccaporto. Sai quanto costano le granate? Nessuno lancerà granate, nessuno verrà lanciato fuori dal boccaporto. Stiamo tutti calmi, ragazzi. Nessuna risposta? Niente. Dobbiamo scendere. Sì, dobbiamo attraccare. Collegaci, Jacob. Attracchiamo o andiamo a fare una passeggiata nel vuoto? Immagino che attraccare effettivamente, se dall'altra parte non c'è nessuno che ci attivi, probabilmente la camera di equilibrio si aprirebbe, però
Dici che in remoto riusciamo a fare qualcosa per collegarci in sicurezza? Se non mi aggancio in qualche modo non ne ho idea. È una nave che non ho mai visto, sinceramente potrebbe anche non avere i sistemi di aggancio universali. D'altro canto, se andiamo a piedi passeggiando per lo spazio non possiamo sapere esattamente da dove entrare. E se dovessimo uscire di fretta perché qualcosa va storto, come faremo a farlo velocemente se non ci attracchiamo? Senza contare che se ci sono dei feriti e avessimo necessità di trasportarli, viaggio nello spazio senza sapere che abbiano delle, se abbiano delle tute funzionanti, potrebbe essere un pericolo per loro. Però è anche vero che se dentro ci deve essere una minaccia di diverso tipo, la nave attraccata potrebbe essere invasa più facilmente. Facciamo in questo modo, Jacob, gira intorno alla nave, dimmi se riusciamo a individuare un accesso dove potremmo entrare senza dover attraccare. Se c'è, facciamo una prima esplorazione senza attraccare. Se troviamo ferito o quant'altro, allora ci colleghiamo. Va bene. Ok, la nave fa un giro, un'orbita attorno all'altra nave, girando appunto attorno a cerchio, finché Jacob vi dice: sì, lì dovrebbe esserci un punto, mi avvicino. La nave si avvicina, si appoggia con il sotto, con il sopra dell'altra nave e ok, siamo appoggiati, se pressurizziamo il boccaporto sotto dovremmo farcela, sì. La fiamma ossidrica, chi l'aveva usata per ultimo? Sì, non avevo dubbi. Dove l'hai messa? Che sono 2 giorni che la sto cercando per riparare le falle. Ok, eccola. Possiamo disinfettarla, vero? Io non la tocco. A questo proposito, vi inviterei, siccome non sappiamo se ci sia effettivamente qualche patogeno a bordo, di non togliervi la tuta integrale quando siamo dentro. È chiaro? Chiaro? Perché stai guardando me? Flashback del Vietnam. Noi che ci ricordiamo di Dix che gira in mutande su un'astronave sparando con un mitra. Oh mio Dio, ma quell'aliena è veramente sexy! Fine del flash. Beh. Ok. Terrò la tuta, va bene. Pussy. Non vorrei mica fare come su Rigel 5. No mio Dio. Ti ricordi che ti sei preso i vermi, vero? Ah, e sì. Chi te li ha dovuti togliere? Perché non mi ricordo chi se li niente caso? Di Rigel 5. Certo, è stata effettivamente un'esperienza interessante. Credo che per certe culture non sia... No, non è stata interessante. Soprattutto la variante del bagno che ho dovuto riparare. Quindi, niente vermi, niente esperimenti. Non ho detto niente. Tu infatti stai andando bene, bravo Jorag. Dove devo usarla questa? Vieni, andiamo. Jacob si stacca dai comandi perché tanto è agganciato all'altra nave. Scende giù e fa Tix, qua. Premo pulsante, si apre a iride il boccaporto sotto. Mi viene sotto, no, è il... Come si dice sotto? Posteriore? No, non è posteriore. Inferiore! Bravo! Ispirazione! È scienziato. È scienziato. L'esame di anatomia comparata. Non mi veniva, non mi veniva. Beh, mi sento così e stupida. Vedete il bianco dell'altra nave, che è pressurizzato, quindi basterebbe incidere e... Non ho idea di che cosa, cioè io Giulia non ho idea di che cosa io stia facendo, niente, ma io Tix credo di saperle, quindi facendo un casino incredibile, Jacob. Però credo che non si senta se sono intutato, no? Beh, un minimo. Beh, no, sente, sì. Credo che il tuo canticchiare venga assolutamente coperto dal... della fiamma ossidrica. Okay. Però ci sono le radio, quindi in realtà li sentiamo benissimo. Perfetto. Gli la radio. Io nel mentre guardo i valori e vedo il battito radio che accende suo di botto. Io mi ero già mutato, quindi non ho sentito cosa hai detto. Finita. Vedete appunto il cerchio fiammeggiante che si scioglie un po'. Dum! E cade bello. Sotto. Comunque era un bel cerchio, eh. Perfetto. Era un cerchio perfetto. Ecco. Beh, a quanto pare la gravità non è un problema della nave, questo almeno è una sicurezza. Jacob, te rimani sulla Prime Visla. Era esattamente quello che volevo fare. Ottimo. Scansione costante, se vedi qualcosa di fuori posto, istantaneamente avvertici. Sì, capitano. Ottimo. Signori, le regole sono sempre le stesse. Non ci si divide, nessuno spara senza mio ordine. Non sto guardando te a caso, Tix. E mi raccomando, se vediamo campioni interessanti, aspettiamo di essere tutti.
tutti insieme. Ma se c'è una minaccia posso sparare? Definisci minaccia, ho bisogno di maggiore elaborazione. Boh, non lo so, qualcosa di grosso, brutto, di qualche colore strano, un po' tossico. I vermi che ti sei beccata erano piccoli, ma erano comunque una minaccia. Sì, lo so, però quindi posso sparare anche le cose piccole e brutte? No, tu spara soltanto quando te lo dico io, va bene, Tix? Ok. Perfetto. Allora, andiamo. Apri la strada. Jorag va avanti, io gli sto dietro. Tolan, tu dietro di me. Tix, chiudi la fila, va bene? Oh sì, vi guardo le spalle. Questo facciamo. Fissa che e mi butto lì. Jorag si butta nel buco. Accendo le luci e fucile spianato. Appena atterri, attorno a te è tutto abbastanza buio, ci sono solo delle luci azzurrine che però appena ti concentri un attimo per guardarle, pian piano si accendono delle luci bianche, pulitissime, che illuminano tutto l'intero corridoio. È un corridoio bianco, color bianco, però con degli inserti in metallo, molto pulito. Ordinato, rettangolare, senza particolare né infamia né lode. È abbastanza lungo, diresti una cinquantina di metri per parte, di qua che di là. Siete più o meno al centro della nave. Spengo le luci sulla tuta. Ehi, Tolan, questo piacerebbe a te. E mi metto a camminare, stando molto attento, guardando in ogni insenatura, vedo se ci sono delle aperture sul soffitto, ai lati del corridoio, se ci sono delle porte. Le noti facilmente, sono effettivamente tipo dei buchi, non buchi nel senso fatti. Esatto. Sono dei buchi di design. Di design, esatto. Più o meno di queste dimensioni, circolari. Sembrano o di ventilazione o per cablaggio, però sono vuoti. Vedi che vanno all'interno della nave. E porte invece? Porte dove sei tu? A destra e a sinistra no, ma le vedi un po' più in fondo. Alle nostre spalle invece cosa c'è? C'è un portello, un muro? No, tu sei al centro di un corridoio. Ah ok, siamo al centro di un corridoio. Puoi decidere se andare o alla tua destra o alla tua sinistra, diciamo. E a una quindicina di metri sia a destra che a sinistra ci sono delle porte parallele che si guardano una con l'altra. Quindi praticamente tu vedi, fondamentalmente vedi sei porte totali. Nel senso, in fondo delle porte che danno verso chissà quale altra parte della nave, quindi diciamo quella che è ipoteticamente la zona della cabina di comando e ipoteticamente quella dei motori, perché da fuori questo è quello che è esatto. Delle altre parti, quelle che di nuovo ipoteticamente potrebbero dare su questi moduli circolari che avevi visto sui fianchi. Ok, quindi se ho capito bene, corridoio dritto, abbiamo due porte, una alla fine e una all'inizio, e quante sui lati? Quattro per il momento. Quattro su, ok. Mi dirigo verso la cabina di comando. Aspetta. E piano piano cammino, aspettando il tuo yes. Aspetta, Jorag. Cabina di comando, sono sicuro di aver visto qualcuno. Prima assicuriamoci che in quest'altra cabina non ci sia nessuno. Te da un lato, io dall'altro, e apriamo. E piano piano, SWAT style. Esatto. Io aspetto che lui ne apra una e dopo che ho il suo via apro la mia. E se ne apriamo due, ci sono due merde. No, infatti io intendevo tutte e due su una, poi facciamo una porta per due. Ah, ok, chiaro. Voi siete scesi? Io sì, posso fare, cioè dimmi tu se posso fare una cosa, per evenienza, dato che questo genere di missioni non so mai come potrebbe andare a finire, posso piazzare degli esplosivi in giro per la nave? Sì, che ma non devi chiederlo a me. Attivati a distanza, attivabili a distanza, tipo. Allora, sì, ne hai, perché da te appassionato di esplosivi ne hai. Però è chiaro che metterli, nel senso ci devi un attimo tamberare con la punzaltiera e ti vedono. Cioè, se vuoi farlo di nascosto è più difficile. Ok. Se no, a meno che tu non lo faccia veramente in una stanza in cui loro non ti vedono. Allora, tipo, mentre loro sono lì, capitano! Dimmi, Tix. Posso piazzare qualche esplosivo in giro per la nave per evenienza? Il fucetto così... Flickerò io, cioè non flickerà il cervello. Tienilo da parte. Non è ancora il momento. Potrebbe servire... Ma non adesso. Ma dopo mi potrebbe servire tempo per sistemarli. Sì. Stai fermo. Ma non li devo usare per forza. Non devo per forza farli esplodere. Solo per evenienza.
evenienza. Appunto, l'ultima evenienza su qual era quel pianeta lì dove abbiamo fatto saltare mezzo carnificio? Onigron. Ma perché vi ricordate tutto? Ha una mente idetica. E soprattutto te ne fai davvero tante, quindi come lanciare? Perché ne porto le cicatrici? Tu sei pazzo! Concentrati. Ripongo la mia granata, anzi la tengo in mano. C'è un pulsante per aprire? Oh, sì, certo. Ok, premo un pulsante, mi giro e mi metto in ginocchio così che lui possa stare in piedi con il suo fucile. Appena premi il pulsante, la porta si apre, senza problemi, e davanti a voi si presenta quella che sembra essere una serra. Ci sono dei tavoli con sopra delle teche di plexiglass con dentro piante di vario genere, alcune verdi, alcune marroni, altre rosse, alcune con dei fiori. E invece sulla parete ci sono altre teche di plexiglass che però invece hanno dei sassolini sotto, forse dei terrari. Questo è quello che vedete a primo acchito. Le luci sono accese, ma anche le luci, quelle che danno sulla serra, che sono di un colore leggermente più caldo, più arancione, sono accese. Quanto grande la stanza? La stanza sarà un 20-30 metri quadri. Ma piccolino. Sì, Come non è grande, questa un po' più stanza circa. grande. Tutto l'hanno valutazione. Appena ho visto che si è aperta e c'erano le piante, subito mi sono brillati gli occhi. Sono entrato, mi sono dato appunto un'occhiata intorno per vedere appunto, effettivamente mi ha parlato delle piante e dei terrari, giusto? Quindi Corretto. ho guardato le piante, guardai i terrari. Sono andato verso i terrari, a quel punto voglio guardare un attimo dentro che cosa c'è. Ti avvicini di più, mi fai un tiro percezione. Ok. 12 più 9. Porca Wow. Percezione generale? Sì, poi Due. alla vabbè, scienza. comunque, è la scienza del 14 più cuore. 9. Allora, in realtà percepisci dei suoni metallici che arrivano da sopra la stanza. Suoni metallici non continui, quindi non è una ventola, non è un qualcosa, tipo come se qualcosa stesse muovendo, però è qualcosa di metallico che si sta muovendo sopra di te. E la cosa attira la tua attenzione, ma guardando in alto non vedi nulla perché c'è il soffitto, il controsoffitto, quindi non vedi, senti solo il suono che si muove. Decidi di seguire il suono o continuare a concentrarti sulle serra, sui Eh no, terrari? questo suono io lo percepisco come qualcosa effettivamente, non è un caso, cioè no, qualcosa che attivamente si sta Sì. spostando. Allora allerto subito, mentre sto guardando i terrari, guardo su, mi vedete, faccio così e dico, c'è qualcosa che si sta muovendo sopra. Esci subito. Esco. Seguite il rumore che va nel corridoio. Ah, lo sentivo tutti, quindi. Da quando lui vi ha detto c'è questo rumore, vi siete concentrati per sentirlo meglio ed effettivamente c'è. Ok. E da uno di questi buchi che ho descritto prima esce fuori un robottino con tipo queste zampette che si muove, arriva diciamo nella zona della porta, si arrampica un secondo sul pulsantiere della porta. Lo preme, si chiude la porta e torna su per il buco da dove era uscito. Cioè, è Ci ha arrivato, chiuso c'è chiuso fuori? dentro? Ha semplicemente chiuso la porta. Ha chiuso la porta della serra. Un sistema per non lasciare la porta aperta, molto molto elaborato. Può essere. Potrebbe valere un sacco di soldi! Provo e lascio la porta Ok, aperta. lascia la porta aperta, dopo qualche secondo, lo stesso rumore. Prova ad attaccarmi! Fammi una prova. Ma me te la faccio! Vale un Ferma! sacco! Cosa? Devo dirti che prova vuoi Lei tira, lei fare. Un attimo, abbi pazienza, per Dio. Tutto di a caso, Fammi ricordare qua che cos'è. Ah, no, ok. Sarà destrezza più manolesta. Sì, sarà probabilmente manolesta, sì. Manolesta! Dai, manolesta. Sì, 2 di 12 più 3 più 5, tra No, è l'altro. 5 in totale. Ah! 11, 11 e 2 e 2 più 5 più 5. Ok, lo vedi? Segui la traiettoria. Sai che la traiettoria sua sarà quella di andare a chiudere la porta. Quindi, Sì. appena si attacca sulla porta e sta per premere, ti lanci fuah, così Mi ha lo lanciato prendi, lo addosso. placchi fortissimo e con una rotolata veloce l'hai bloccato. Io. Quanto è grande questo È robottino? un po' più piccolo di te, diciamo, è più o meno di queste dimensioni. Ah, Diciamo, perfetto. intorno a cosa sono questi 30 centimetri? Una sfera Una palla da basket. una palla da Ah, basket.
basket. Ah, ok, pensavo più grande. Questo, adesso che lo vedete un po' meglio, è una palla da basket con abbastanza bianca, come tutto il design, diciamo, del corridoio e così via, con queste zampe da ragno, più o meno, quattro zampe, e un'ottica, ricorda un po', giusto per aiutarvi, le telecamere di sicurezza tipo della Apple, cioè tonde con il coso nero e l'ottica che gira. Ok, io l'ho grabbato. Ragazzi, ragazzi, l'ho preso. Questo dobbiamo assolutamente portarcelo via. Chiudo la porta. Ok. Perfetto. È tipo... Ehi là! Ehi là, puoi comunicare? Jacob, valutazione. Vedi in video? Sì, vedo dalle vostre telecamere personali. Cosa... Qualcuno di noi riconosce questo aggeggio? È un robottino. Cioè, non lo riconoscete, è un robottino allora, di chissà che tipologia. Ok. Jacob, valutazione, può... Ti dice nulla questo qua? Sentite dal tollback dei caschi. No, sinceramente è la prima volta che lo vedo anch'io, ma sembra innocuo. Però, secondo me, almeno 500 crediti li vale. Sì, dall'alto della mia conoscenza io so che può valere dei soldi sto coso, vero? Lo tratto da Dio, cioè gli batto la testa ma... Senza rovinarlo, ovviamente. Quei guantini. Però mi aspettavo che mi desse una risposta, che mi comunicasse qualcosa. No, non sembra non avere nemmeno... Lo guardi meglio adesso che ce l'hai in mano. Noti che non ha nessun punto che potrebbe essere un altoparlante o un modulo di comunicazione in vista. Scienziato. Mi appoggio un attimo alla porta, guardo il robottino, guardo la porta e faccio, guardando lui, mi sembra quello più, no? comunicare, perché, gli faccio, chiunque l'abbia costruito non voleva che questa porta rimanesse aperta, potrebbe essere perché le piante qua dentro hanno bisogno di un microclima particolare e forse la porta serve per mantenerlo, o perché non vuole che qualcosa... che c'è lì dentro per qualche motivo venga danneggiato da qualcosa che c'è fuori. Se qualcuno mi copre le spalle vorrei tornare a dare un'occhiata, dal momento che sentendo il rumore del robottino non ho avuto modo di ispezionare. La priorità c'erano i sopravvissuti, casomai quelle piante dovessero avere un qualche valore più o meno monetario ce ne sinceremo dopo. Adesso controlliamo se abbiamo qualcuno da salvare. Va bene? Più che altro perché non automatizzare le porte, mi pare una cosa un po' troppo complessa. Senti, mi sembra una razzicocolatura abbastanza superflua, però ehi, che ne sappiamo noi? E indico tipo il mio braccio dove c'è un evidente pezzo di scotch a tenere chiusa la tuta. Io porgo il robottino allo scienziato e dico, ah, c'è un modo per, non lo so, disattivarlo, riprogrammarlo, insomma, non farlo scappare, perché questo ci serve. Io lo guardo e faccio. Ma tu che genere di scienziato credi che io sia? Sei un dottore? Esatto. Ok, quindi non sai aprirlo? Con una passione per le scienze naturali, naturalmente. Non sai aprirlo? Tin, tan, tin, tin. Di nuovo un rumore simile a quello di prima sopra. Tin, 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 tin. E dal buco esce un altro uguale identico, robottino. Si avvicina all'altro robottino e tipo con la zampina cerca di spostare, di aprire le tue mani. Prendo con una mano, tipo proprio pallone da basket, Michael Jordan. Non danneggiarli, mi raccomando. No, due palle per tra le vedi braccia. Vedi che si muove. Jorek, passiamo alla prossima porta. Sì. Stessa strategia. Apro. No. Verso la cabina di comando, verso allora, i motori. Immagino che noi... Questa era, guardando la cabina di pilotaggio, la prima a destra o sinistra? A destra. Ok, quella di fronte. Quella a sinistra. Sinistra. Allora. Quella diciamo di fronte. Destra, sinistra, destra, sinistra. Finché esatto. Non okay. Cioè, a zero. La porta è esattamente identica. Perfetto. Non cambia assolutamente nulla. Ora che avete avuto un po' più di tempo per osservare magari il corridoio, eccetera, notate che quello che sembra lo stesso alfabeto della scritta esterna c'è anche sopra le porte. È un alfabeto molto simile. Tolan, prendi nota di tutte queste scritte. Più tardi magari facciamo una prova e vediamo se riusciamo a decifrarlo o a trovare una chiave di lettura. Cormestrabio. Che cacchio è un cormestrabio? È esattamente così, è come leggere il cirillico quando uno lo sa. Esatto, ci provo. Ti faccio. Credo sia un tipo di furuncolo che viene dopo un
una consumazione elevata di frutti ad alto contenuto proteico. Cos'è un foruncolo? Signori, perché ho una pelle squamata. Esatto. Signori, dopo. Pronto, Giorgio. Questo preciso momento, sulla Prime Visla, c'è Jacob che fa: io non lo so, io... Aspetta, dammi quello. Io all'accademia ero così bravo. Ah, questo è il mio scotch, ovviamente. Mentre voi sentite dietro proprio questo rumore. Esattamente questo rumore, sto legando i robottini insieme per portarmeli dietro, perché sarebbe, cioè, appena li lascio vedo che cercano di tornare dove sì, devono andare. Allora, appena li lasci, in realtà non stanno scappando via, okay. È come se la loro programmazione fosse quella di tornare nei buchi da cui sono venuti fuori, ma non è che stanno scappando, semplicemente cercano di ricominciare. Se li prendete, li spostate più in qua, poi ricominciano. Energy di Oblivion. Certo, sì, quindi esatto. Io li scoccio insieme, proprio questi due robottini scocciati insieme, me li tiro dietro, così Emilio. Sono più... Ma quanto sono grandi, tipo appunto palle da basket? Palle da basket, cosa così. Ah, ok, allora vabbè, li leggo, me li tiro, me li porto. Cioè, loro cercano rotolano? No, okay. Cioè hanno le zampette che cercano di andare verso. E mi immagino, io li tiro, tipo faccio una sorta di guinzaglio con lo scotch, li leggo insieme e faccio un guinzaglio con lo scotch. Non sprecare lo scotch, se non fai la nave. Con questi potremo rifarci mezza nave, capitano. Non fare casino, lo scotch. È lo scotch che tira insieme tutta la nave. E mi indico di nuovo la fascia sul braccio con lo scotch. È vitale. Comunque, torniamo a noi, porta. Tuc, si apre la porta. Qua davanti a voi è non troppo dissimile come dimensioni la stanza, però come quella era abbastanza chiaramente una serra, questo è altrettanto chiaramente un laboratorio. Poi ti si accendono gli occhi. Questo è proprio un laboratorio, perché il tavolo centrale è in alluminio, in metallico, opaco. Sopra ci sono dei becker, ci sono alcuni strumenti, degli spettrometri, microscopi, cose che riconosci, nel senso, non riconosci la fattura, ma capisci che sono quelle cose lì. Non hai mai visto, diciamo, è come se tu vedessi per la prima volta un modello di cellulare, però sai che è un cellulare, ok? Quindi ci sono tutti questi, ci sono anche quelli dei tablet appoggiati sopra, però c'è una zona in particolare che è più alla rinfusa. Tutto abbastanza ordinato, ma la zona è un po' più rinfusa in fondo, su una scrivania. Mi do una rapida occhiata intorno. Stai per entrare? No, nel senso, ah, okay. Sono tipo così, e poi uso il mio scanner che ho per vedere se ci fosse qualche forma di vita. Allora, il tuo bioscanner, appunto, esce fuori questa luminescenza azzurra che fa un reticolo, scansiona, ma nessuna forma di vita. Sì? No. Non capisci? Tendenzialmente non c'è. Però ogni tanto hai un picco, come se ci fosse qualcuno lì per una frazione di secondo e poi se ne andasse. Allora, mi vedete mentre sto leggendo i dati, mi vedete tipo un po' dubbioso e tutto bene? Non lo so, c'è un guasto simile a quello che c'era quando ci siamo messi vicino alla nave e abbiamo cercato di rilevare quello di cui parlava Jacob. Una scansione di niente forme di vita e poi un glitch di qualcosa che sembra che ci sia, ma che in realtà, e mi guardo lì davanti a me, non c'è. In questa stanza c'è una forma di vita? Beh, in realtà ti direi di no, ma per quanto riguarda il mio bioscan sembra che a tratti compaia una sorta di scia, chiamiamola così, una traccia di un qualcosa che c'è e poi sparisce. Jacob, i livelli di radiazione sono variati? No, sto tenendo monitorato tutto, non è cambiato niente, ci siete solo voi in più. Questa varia mi sembra molto strana. Non c'è niente nella stanza? Beh, se dobbiamo credere al mio bioscanner, in teoria no, ma questa anomalia è piuttosto strana. E se avete notato, tutto il laboratorio è perfettamente in ordine, credetemi, so riconoscere una stanza in ordine, ma la parte in fondo, che è quella da dove viene l'anomalia, oppure no? L'anomalia è in movimento. In movimento, ok. Ma quella parte in fondo è piuttosto alla rinfusa. Vuoi che do un'occhiata? Beh, forse i robottini qua non stanno facendo il loro lavoro, forse ce ne sono degli altri. Tolan, Jorag, entrate e fatemi una valutazione. Tix, noi andiamo a vedere la prossima porta invece. Oh, ok. Stammi dietro.
e mi dirigo verso appunto il cumulo. Nel frattempo sentite nuovamente il rumore metallico, un altro robottino scende e prova a chiudere, la porta del laboratorio. Se non glielo impedite in qualche modo, dipende. Vedo sempre un pulsante per aprirla dal nostro lato. Sì. Allora no, glielo impedisco io personalmente. Quindi rimani dentro da solo o con lui? No, io gli ho detto di venirmi dietro. Ok, dietro, perfetto. Io invece... in verità vorrei mantenere la porta aperta, quindi blocco il robottino, lo piglio, legalo. Non c'è bisogno che lo fai davvero, anche perché lo scotch è... veramente abbiamo solo quello nell'ufficio. Così sottile, sì, effettivamente. Vabbè, lo compriamo. Prendo di nuovo, lo rilego insieme agli altri. Ormai mi sto portando, me lo sono legato, non lo so, una cintura o qualcosa, me li sto portando tutti dietro. È Roberto dietro. Sedigno con la rete dei palloni. Sì, esatto. Faccio una rete con lo scotch. Non so se queste anomalie o radiazioni o quel che sono potrebbero influenzare anche la radio, quindi teniamoci a portata di voce costantemente. Sì, signore. Molto bene. Ok, voi andate verso l'altra porta, giusto? Esatto. Adesso faccio il contrario, ovvero quando apro la porta sono io che sto in piedi. No, immaginati che io ho tipo, lui è in piedi con il fucile e io sono in mezzo alle sue gambe. Esatto. Okay. Cioè sono tra le sue gambe. Ha senso, ha perfettamente senso. Scusa, non mi hai detto in quale direzione vai? Allora abbiamo fatto destra, sinistra, destra e poi faremo sinistra. Quindi verso la cabina di comando? Sì, esatto. Ok, perfetto. Un'altra porta esattamente identica, premix. Si apre. Le stanze sono un po' più. La stanza è un po' più grande stavolta. La vedi che è più ampia. E ci sono delle tavolate. Non grandissime, tavolate che sarebbero 10-15 persone, probabilmente, con delle sedie. Alcune sono buttate per terra, cadute. Altre sono disposte una sopra l'altra, semplicemente accatastate per essere utilizzate in futuro e così via. Vedi tutto il settore del cibo, di quella che sembra esserti una mensa, sembra essere una mensa. Non c'è il cibo all'interno delle vasche d'alluminio e una porta dietro a questo reparto gastronomia, diciamo, chiusa con un portellone tipo di quelli a pressurizzati. E basta, non c'è nulla. Sembra essere la sala da pranzo. Non si possono fare tiri percezione per vedere cose, se noto qualcosa. Questa stanza in particolare è abbastanza asettica. Ok. Quindi i muri sono normali, vedete. Il pavimento non c'è nessun segno di niente. È proprio pulita. E schifosamente pulita. Aprendo la porta arriva il robottino. Non ancora. Ok. Tix, rimani sulla porta, serve il robottino, fermalo. Io vado un attimo a vedere se dietro il bancone c'è qualcosa. Arrivi dietro al bancone e dietro c'è effettivamente quello che il cibo dovrebbe essere nelle vasche d'alluminio. Non era nelle vasche d'alluminio, ma è dietro il bancone. È appoggiato lì e vedi che è andato a male, come se fosse rimasto lì, come il cibo che era all'interno, che hai mangiato all'inizio della nostra avventura. Quindi ti ricorda un pochino in un piccolo rigurgitio. Esatto. E però non sa odore di andato a male. Lo vedi che è andato male, ma non sa, non ha quell'odore. Ma che cibo è? Cibo normale? Beh, tu in realtà da dove sei tu non lo vedi perché è andato avanti solo lui. Okay. Però comunque sì, quello che riesci a vedere è cibo, qualcosa diciamo, da viaggi nello spazio. Sono cibi liofilizzati, liquidi, roba molto semplice. Non è che c'è un tacchino ripieno. Niente di particolare che magari diciamo, oi, questi chi sono? Scatole d'alluminio, metalliche, sì? Roba a strappo. Sulle scatole ovviamente ci sono scritte sempre nel linguaggio alieno. Corretto. Allora, ne prendo una e me la metto una vuota, la più leggera possibile, me la metto da parte, sarà utile poi per la traduzione. È uno strumentopolo che ci servirà più tardi. Esatto. Potrebbe essere uno scatolone fischione, attenzione. Potrebbe essere uno scatolone fischione. Poi mi avvicino al portellone, quello del banco surgelati, sostanzialmente. Non voglio aprirlo, c'è un finestrino, un oblò per vedere dentro? No. È sigillato, nel senso è chiuso, ci sono dei grossi bulloni che lo tengono fermo, però non capisci se è per bloccarla o è semplicemente estetica. C'è una grossa maniglia di colore giallo spento che, volendo, probabilmente tirandola così, apre la porta. Jacob? Sì? Scansione, vedi la stanza davanti a me? Sì.
Riesci a vedere cosa c'è dentro? Vedere no, i sensori mi indicano che è molto fredda. Scansione, non trova nulla? No. Mi avvicino, faccio per uscire. Quello lo apriamo dopo quando siamo tutti insieme, non mi fido. E vorremmo ispezionare invece noi adesso i rifiuti. Cambiamo scena. Meanwhile, esatto. Ho una domanda, ma se lui parla con Jacob lo sentiamo tutti? Sì. Okay. A meno che lui non dichiari che è un comunicazione adesso, privata. Sì, okay. Sì, no, per adesso ho sempre parlato... Jacob non dice niente perché comunque sta seguendo le vostre avventure attraverso le okay. telecamerine che avete sulla pettorina. Nel frattempo, nel laboratorio, che ho la porta chiusa... Io mi avvicino a... no, la porta è aperta perché lui ha detto sì. che prendeva il terzo pallone, lo dava a lei, dicendo appunto teniamo le porte aperte perché okay, non sappiamo che. Mi avvicino appunto fucile spianato al cumulo di casino. Mentre mi avvicino vorrei fare un tiro di percezione certo. più ispezionare. No. Oh no. Tino il dadino. Tino il di dodicino. Oh no, eccolo là, sotto la tua sedia. 7 più 10, 17 più 3, 20. Però, not bad. Ti avvicini con l'attenzione del fucile che hai addosso, guardi molto attentamente quello che c'è nel laboratorio. Nella zona un po' più incasinata, lì vicino c'è una teca. Una teca vetro, plexiglass, trasparente comunque, rinforzata con delle listine di metallo intorno. E all'interno c'è una mano mummificata. Che schifo. Sì, ti fa un po' schifo. Anche cioè, sembra proprio vecchia. Come se fosse lì da, o comunque da milioni di anni, migliaia di anni. Vecchia proprio. La teca è integra completamente? Sì, la teca è integra. C'è un piccolo display sotto con cifre che stanno facendo pip 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 pip, ma non capisci. Invece la mia attenzione era proprio tipo, e torno invece a guardare più il bordello. Vorrei che qualcosa fosse nascosto o roba del genere. Semplicemente porto l'attenzione di Tolan. Questa è roba tua. E io ovviamente stavo guardando un po' gli strumenti per vedere appunto, mi incuriosiva sapere insomma da dove veniva sto design di questi strumenti che comunque riconosco, ma in questa forma non li ho mai visti. E praticamente mi avvicino lì a, vedo anch'io questa cosa qua. Sì. Perché tu sei dietro di lui, quindi... Mi avvicino e faccio... Però... E tutti ho sentito il... Però... Nella cosa... Comunque è un commento insolito, che sono sempre molto posato, molto... E sentite tutti sto... Però... In radio... E mi avvicino e mi piacerebbe capire se questa mano riesco a capire di che cos'è. Magari guardando un po' qualche numero di dita... Allora... È fatta... È molto vecchia. Okay. Quindi è proprio come se fosse mummificata, disidratata, grigiastra, quindi non riesci a capirne il colore della pelle, però sembra una mano umana, okay. A mano di un uomo o di una donna, non riesci bene a capirlo con uno sguardo appunto iniziale. Allora, se utilizzi i sensori per controllare, la cosa che proprio ti salta all'occhio sono due cose principali. Un livello di radiazioni che fluttua, però solo all'interno della teca, quindi non esce fuori, e una temperatura estremamente bassa all'interno della teca, ma davvero tanto bassa, quasi allo zero assoluto. Guardo sti dati e faccio una comunicazione. Capitano Tix, venite per favore. Arriviamo subito. Uscendo dalla porta mi soffermo... Scusa, non volevo interrompere. No, scusami tu. Mi soffermo... Due secondi, ma proprio fermo, mi giro verso la porta della cucina e aspetto due secondi, sento il rumore del robottino che viene a chiuderla? No, senti solo i rumori dei suoi robottini che cercano di andare verso le loro programmazioni. Scusami una cosa, c'erano quattro stanze, giusto? Mm-hmm. Avete visto quattro porte. Ah, abbiamo visto per ora quattro porte. Quindi appunto, ok, manca il robottino di questa, se le abbiamo prese, cioè se le altre due le abbiamo prese, manca il robottino di questa, erano no? Erano 2-2 o 4-4?
Allora, c'erano due porte dei corridoio che andavano probabilmente verso altre zone della nave, e in quel pezzo di corridoio dove siete voi ce ne sono quattro. Ok, chiaro. Ok. E ne avete viste tre stanze. Ok. Vabbè, non mi ci soffermo più di un tot e ti faccio segno di procedere. Ma... indico i robottini. Lo so, potrebbero essere quei tre per tutta la nave, oppure qualcuno ha sabotato il robottino di questa porta. Ce ne preoccuperemo dopo. Andiamo a vedere cosa hanno trovato gli altri. Va bene? Ok. Ok. E li raggiungiamo. Quando arrivate nel laboratorio, vedete quello che vi ho descritto prima. Venite qua, per favore. Vedete? Questa sembra una mano, direi mummificata ad un esame preliminare di un Terran. Quello che è strano è che il livello interno di questa teca è a un livello di radiazioni fluttuante. È molto strano perché questo tipo di reperti può avere una sua radioattività, ma è una radioattività costante che decresce nel tempo. Questo livello di radiazioni che flutta in questo modo è piuttosto strano, senza contare che effettivamente c'è una temperatura vicina allo zero assoluto dentro. Potrebbe essere per questioni legate alla conservazione, mi sembra un reperto fragile. E questo spiegherebbe anche la teca rinforzata per il discorso dell'isolamento termico. Ma questo livello di radiazioni probabilmente ci dice che vogliono contenerla anche per quel motivo. Potrebbe essere questa l'origine di questa anomalia che stiamo subendo ai nostri strumenti di... ai nostri sensori? Non lo so. Jacob? Ho più o meno scansionato tutta la nave. Non riesco ad avere informazioni in più di quelle che avevo prima. Proprio in cerca di informazioni in più. Io appunto mi sto avvicinando nella parte più incasinata del laboratorio. Sì. È incasinato perché tipo è la roba rinfusa. La rinfusa? Sì. Sembra che tipo sia caduta roba? No, caduta roba no. Sembra che qualcuno sia rimasto lì per molto tempo a studiare magari questo reperto, o quello che credete essere appunto un reperto, però l'ha fatto di fretta, quindi non si è preso la briga di rimettere a posto gli strumenti come nelle altre zone del laboratorio. E riesci anche a vedere, diciamo, delle zone in cui c'è una specie di schiuma sul tavolo, ma è ridotta male, come se fosse vecchia. Ma schiuma artificiale o biologica? Artificiale. Quindi tipo quella che si mette per tappare le finestre? Volendo, sì. Può ricordare il poliuretanico. Il poliuretano espanso, sì. Boh. Stanza è libera. Riesci a rispiegarmelo in modo più facile? Sì, è una mano mozzata di un tizio e la stanno tenendo a bassa temperatura. Vale dei soldi, quindi? Non lo so, dovremmo aprirla, ma non lo faremo perché c'è un livello di radiazioni molto alto. Siamo intutati, giusto? Sì. Io prendo la mano. No, è dentro una teca. Ah, dentro una teca. C'è una teca rinforzata proprio. Cioè, vedi che provo proprio... ad aprire la teca. Faccio proprio così con la mano. Che c'è? No. Ma vale dei soldi ha se detto, la tengono lì. Ha detto che è pericoloso. E cosa potrà mai succedere? Flashback del Vietnam, esplosioni, radiazioni. Ok, faccio un tiro di percezione sul fatto del potrebbe esserci una trappola scattabile se io apro questa teca. Ok, va bene. Ho fatto nel molto radioattivo, è vicino allo zero assoluto. Forse io farei più un'intelligenza, tipo coscienza. Il mio grillo parlante mi dice che è una buona idea. Tu hai già fatto da grillo parlante. Lei può fare quello che vuole. Dipende da voi se volete fermarla. Cioè, posso fare quindi un tiro di percezione del genere? Per quanto mi riguarda, puoi fare anche un tiro di rapidità di mano per aprirla. Oh sì. Per quanto mi riguarda. Ah, ok. Allora io faccio un tiro di percezione soltanto per capire se questa cosa potrebbe essere un'idea utile. Aprire, tenere, prendere. Cioè, dentro la teca. Okay, tu me l'hai spiegato in modo facile. Quindi io so che lì c'è un braccio mozzato dentro una teca tenuto in conservazione. Non ho capito nient'altro. Prima il dovere, poi il piacere. Fammi un tiro o su allerta o su intuito per questa intuizione. Dov'è che ho di più? Hai 4 in entrambi, percezione. E quindi non cambia niente, okay. Più 4. No, 4 e 3. Oh, più 4. Finalmente fate dei tiri bassi. Più 2. Più 4. Non so manco leggere. Si vede. Cazzo. Per quanto ti riguarda, ti sembra assolutamente sicuro poterla aprire. Allora lo faccio. Tix, no. È un ordine.
lo prendo di nuovo per la collottola, lo metto di fronte alla faccia. Prima esploriamo la nave e poi la saccheggiamo, ma il contrario. Questa è una vera ingiustizia. No, non è giusto, mettimi giù! Non è giusto che tu puoi sollevarmi così facilmente! Ho capito, va bene! Jorag, mettilo giù. Ti lascio andare, ma tipo dalla mia altezza, quindi 2,20 metri di braccio, tipo... Stotong! Perché sono caduti anche i robottini che erano legati a me. Tu sei veramente un bullo! Lo so. E procedo verso l'altra porta senza aprirla. Grazie. Io, mentre usciamo, do una rapida occhiata ai... Presumo ci siano degli appunti o qualcosa. Sì, sono dei tablet. Ok. Li raccogli, li guardi. Sì, facciamo un brand, dai. Tiri su. Allora, appena li sollevi si sbloccano, perché appunto... Con il tipico suono. Li sblocchi. E tutto scritto in questa lingua, la stessa che hai visto sempre in giro, però stavolta... ha del testo più lungo. Ha le figure. No, non ha figure. Okay. Però vedi che sono testi scientifici. Ok. Quindi sono roba. Ogni tanto se giri, diciamo, quello che possono essere le pagine, vedi degli schemi, dei diagrammi, calcoli matematici, testi abbastanza lunghi. Quindi è roba che se riuscissi a tradurla potrebbe interessarti parecchio. Mi avvicino. Zaino. Mi avvicino, tiro fuori la scatoletta, dico. Pensavo potesse essere utile per la traduzione, ma mi sa che quelli lo sono di più, quindi mollo giù la scatoletta e anche raccolgo i tablet. Perché non può portarseli dietro? Perché non posso prendere la mano? Perché non sono radioattivi, perché non c'è il rischio di esplosioni e soprattutto non sono in una teca pressurizzata. Prenditi un tablet, dai. Ok, lo faccio. Assolutamente lo faccio. Prendo c'è qualcosa lì sopra che potrebbe essere di valore. Sei abbastanza sicura che lo spettrometro, i microscopi, eccetera, sono di estremo valore, ma non credo stiano nel tuo zaino. I tablet, Tix. E il resto ci serve? Lascio lì, lo vediamo dopo il resto, non caricarti, sennò poi è più difficile muoversi. Metti... Lasciala caricare, prima o poi morirà per tutto il peso che si porta dietro. No, Jorag, siamo una squadra. Siamo entrati insieme e usciremo insieme. È quello che ci diciamo sempre, ma non sempre si realizza, capitano. E lo aspetto sulla porta, sono lì da mezz'ora. Mi ha fatto un po' male. Per la prima volta da quando siete entrati, una luce si spegne e si riaccende. Nel corridoio. Ho il tablet in mano mentre sto... Io, dove era la luce? Nel corridoio, è una delle... Sai, ci sono tanti neon, diciamo, che vanno attraverso tutto il corridoio e uno di quelli ha fatto ciu, e poi si è riacceso. Però non era mai capitato da quando siete qua. Siamo qua da 10 minuti, eh. Beh... Fino adesso avete visto tutto perfettamente funzionante. Vorrei fare un... tiro, percezione, su allerta e sentire attentamente. Scusa, ti sei tolto il cerume? Purtroppo sembrava quello, tipo Shrek. Esatto, mi sono immaginato tipo delle candele lunghissime. Così sento meglio. No, vorrei proprio sentire se ci sono rumori anomali o robe del genere. Vai. 11, 3 e 7. 21. Tutti i tiri buoni, bravi ragazzi, bravi. Allora, vi fermate tutti all'ordine appunto del capitano, vi bloccate, fate totale e completo silenzio. In questo momento l'unico rumore che sentite sono i passetti dei robot che, che cercano di scappare e sotto una specie di rombo, no, forse è un brusio o un ruggito, è tipo un... Non guardate me. Allora, scusa, devo fare per forza questa battuta. Dannati doppiatori. Per il brusio. Ok. La porta della cucina è ancora aperta? Sì. Ok. Controlliamo al volo l'ultima porta. Scusa, da che parte veniva il... Non l'avete capito. Era proprio... L'avete sentito solo perché era silenzio totale.
tranne il rumore dei robottini. Perché prima muovendovi, eccetera. Ho una domanda, ma la nave, cioè che noi siamo entrati in questa nave, le stanze erano le uniche o ci sono altre stanze oltre a quelle che noi ci stiamo guardando? Ci sono altre porte del corridoio che danno verso altre sezioni della nave. Ah, ok, quindi è bella grande, non si è limita molto più grande della quello vostra. Che, ok. Tipo 3 volte la nostra? Anche 10. Porca troia. Ah, ok. Fuori. Vabbè, la nostra è un buco, effettivamente. La nostra è un camper. Letteralmente è dimensione di un campo. Siamo la Mystery Machine. No, raga, siamo l'astronave di Spaceball. Il camper certo. Spaziale. Il no, mi sfugge. Come si chiama? Di Stella Solitaria. Esatto. Legal One. Legal One. Credo fosse. Vabbè, che bellezza. Canon, giusto? Certo, un'altra avventura di Spaceball. E tra l'altro è perfetto perché le ruote attutiscono. Andiamo avanti. Ma se noi guardiamo, cioè tutto intorno, abbiamo un sensore, un qualcosa che ci permette di vedere quello che vedeva il pilota, ovvero le forme di vita? Cioè, allora, se noi ci guardiamo intorno, perché noi siamo entrati sapendo che ci sono 15 forme di vita. Sì. Abbiamo già controllato 4 stanze e non abbiamo ancora visto nessuna forma di vita. Ne abbiamo controllate solo 3. Ah, sì. 3? Mm. 3 non avete visto nessuna forma di vita, a meno che... Il braccio la mano. Visto, ma le piante poi... erano considerabili forme di vita? Non sono nei sensori. Ok. C'era quella cosa lì che ho visto io nella stanza. Che è anche, è anche vero che nella serra siete entrati e usciti. Sì. Io volevo orientare, ma il capitano ha detto. Però in questa stanza dove siamo adesso avete visto una forma di vita lì, però non c'è nessuna forma di vita. Era il sensore. Il sensore mio sonar registrava qualcosa ogni tanto, però poi basta, non si vedeva niente. Ok. Controlliamo al volo l'ultima stanza, poi sala di pilotaggio e poi procediamo. Tutto chiaro? Sì, signore. Sempre con Giora. Procedete, aprite la porta esattamente come ho fatto prima. Questa stanza è più o meno grande come la mensa, quella che avete visto prima, quindi è abbastanza larga. Ci sono una decina di contenitori, delle vasche messe in verticale, tutte vuote. Una è spaccata, proprio il vetro che conteneva quello che sembra essere liquido, perché avete un po' di liquido uscire dalla base, dal basamento di questa vasca, sta uscendo, una spaccata. Di fianco c'è tutta una plancia di comandi con 16 piccoli display, di cui un paio rossi, gli altri sono verdi. Sono tipo dei tuboni? Sono dei tuboni enormi, come vuoti. Le vasche di Bacta di sì. Guerre Stellari, di dimensioni più o meno per farci contenere dentro un umanoide, e sono vuote, tranne l'ultima che è rotta, e qui vedete un po' rotta di liquido. Rotta dall'interno o dall'esterno? Devi avvicinarti un po' di più, caro mio. Io do uno sguardo al capitano e lentamente mi avvicino. Ok, ti avvicini. Io e... palleggio, entriamo, cioè faccio passare lui e poi entro anch'io. Io rimango sempre sulla porta per vedere se c'è il robottino. Ok. Ti avvicini alla vasca spaccata e i vetri sono all'interno della vasca. Quindi è stata... Ok. Il liquido? Il liquido è lì nel basamento, sta un po' uscendo. Dolan. Arrivo. Mi metto lì, mi accovaccio. E guardo il liquido col bioscanner o un modo o con sì. Qualche scanner di vedere un attimino che tipo di liquido è biologico. Il tuo bioscanner, se tiri una cordicella, c'hai il punteruolo per riuscire a analizzare anche oggetti, eccetera. Ah, pensavo dicesse hanno avvelenato il posto. Scusami. Ha un serpente nello stivale. Quindi esamini, appunto vedi. Noti che questa è una specie di soluzione salina che contiene principalmente acqua. Dell'astelio, credo che sia un elemento molto abbastanza raro, e un elemento un po' meno raro che si chiama principalio. Okay. È un elemento che si usa principalmente nella cosmesi, serve per creme anti-età, rughe. Boh, okay. Che cazzo stavano facendo qua? Mi rialzo e dico il bioscanner ha rilevato che si tratta di una specie di soluzione salina. All'inizio pensavo che potessero essere delle strutture per analisi mediche o simile, ma ci sono dentro degli elementi particolari. In particolar modo c'è
il principalio. Principalio. Cioè il principalio che, per quanto ne so, è utilizzato in cosmetica, ma dubito che chi era qua dentro lo usasse per farsi bello, insomma. Poi do un'occhiata al vetro, senza contare che a giudicare... Lo vedono, ok, il vetro. Assolutamente. Okay. Senza contare che a giudicare da com'è la capsula... Quanto è grande questa capsula, scusami? Ci sta dentro un uomo, un umano. Senza contare che a vedere la capsula qualcuno ha tirato fuori qualcosa da qua e non il contrario. Non mi sembrano delle enormi maschere per il viso queste, effettivamente. Magari c'era un lumacone gigante, sono ottime contro le occhiaie. Me li immagino, mi immagino, sai, tipo... Tipo le sanguisughe del 1005. Esatto, tipo lumacone, sai che lasciano quel liquido brutto. Io in realtà mi ero immaginato qualcosa di molto più fantascientifico, cioè dei vermoni grossi così che ti inglobano e ti fanno una cura, ti mangiano tutta la pelle secca, sì, eccetera, poi ti sputano. Sì, sì, producono anche lo slurm. Io mi sono immaginata lumacone tipo... Proviamo, la prossima volta che piove... Io penso una cosa, penso che in camera mia non c'è abbastanza posto. e poi faccio a Tix: senti, se ti riuscissi a rimediare, non lo so, una vasca di grosso modo queste dimensioni, Dolan, non dargli idee, sarà mia l'idea. Io sotto voce senza farmi proprio sentire. I due schermi rossi invece che cosa inquadrano? Coincidono col numero delle vasche. Sì, certo. E ce n'è la stessa che è rotta, sembra coincidere con quella rossa. E non ce n'erano due di camere rosse? E quella di fianco, che però è integra, seppur senza liquido, perché sono tutte senza liquido, anche quella è rossa. Quindi quella rotta è l'unica col liquido? Col liquido che sembra sì, essere residuo. Uscito, c'è del residuo. Io do un'occhiata appunto al tubone di fianco a quello rotto, che è chiuso però. È chiuso. E come tutti gli altri? Sì. Lo analizzi dall'esterno perché non l'hai aperto, non sai neanche come si apre. Ma soprattutto non saprei nemmeno cosa cercare. Io do un'occhiata perché roscio è cattivo. E adesso che sei molto più vicino, noti che il residuo di liquido c'è nelle prime 14, diciamo, in questa che stai guardando che è integra, è completamente pulita. E la 16ª invece è sporca. Mentre sei lì che stai contando, sentite nuovamente il ringhio di prima. Però, cosa che non riesco a fare con la voce perché non è naturale, sentite il ringhio, muto, ringhio. Cioè proprio non il ringhio che fa, che si abbassa, ma un... Ce l'hai fatta, bravo. Lo abbiamo sentito tutti? Stavolta era più forte. Era anche più vicino? Era anche più vicino. Se... Sono riusciti a individuare meglio una direzione o ancora era troppo... Del corridoio. Generico però. E il robottino potrebbe star arrivando... Cioè io sono ancora lì davanti alla porta. E potrebbe star arrivando un robottino? No, questo era un rumore biologico. No, no, diciamo. No, ti chiedo comunque nel mentre potrebbe star arrivando un robottino... Ok, quindi c'era... Magari c'erano solo quei tre, sì, posso immaginare. Posso fare un tiro su natura per... Non dovete chiedermi se potete fare i tiri, per Dio! Fatemi! Fare un tiro retendo. Su natura per vedere se riesco a riconoscere da che tipo di bestia, se l'ho già sentito da qualche parte, vai. Comunque i posti ne ho visti tanti. Beh, perfetto, direi. Allora, 5 più 4 più natura 6, quindi 15. Vabbè, meno schifo di che pensavo. Però... E io che sono nel corridoio... Ah no, scusami, dovevi... Fammi rispondere un secondo. Pardon. Questo tipologia di ringhio non ti ricorda un animale in particolare, però dal rumore che senti sembra provenire da una cassa toracica non grande. Ok. Quindi il mio più figo. Sì, il tuo più profondo. Okay. E no... Non lo so, aspetta, no, scusami. No, stava esultando perché il suo ringhio è più forte. No, però stava dicendo qualcosa. No, no, dicevo, allora, io che sono ancora nel corridoio, sentiamo che questo coso si sta avvicinando. C'è qualcosa di visivo che io posso vedere? In corridoio? Nel corridoio, anche provando a dirigermi, guardandomi intorno nel corridoio. Fammi un tiro... Qualcosa proprio di... lo sento il rumore, se c'è qualcosa di visivo che flickera. E fai un tiro appunto su percezione.
coperta, ispezionare. Minchia, che schifo. 4 più 2 più 4 credo tu abbia. Sì. Stai guardando la scheda sbagliata. No, perché io sono fortunato. Allora, come non so, magari mi, magari mi poteva servire a qualcosa. E non so se posso usare. Non ricordo cosa fa fortunato. Dice nel momento del bisogno. Effettui una prova di abilità, puoi spendere un punto fortuna per ottenere vantaggio al tiro. A un tiro, nel momento del bisogno, non è un momento di bisogno questo. Ma dipende da te, sai da quanto ne senti il bisogno. Ah, non lo so, non so quanto è. Eh beh, insomma, un ringhio in una nave abbandonata deriva nello spazio potrebbe essere un momento allora di bisogno. Allora ci poi riprovo, io ho 3 punti fortuna. Veda un po' lei. Quindi addirittura, e quindi ho fatto 4. Devo tirare con vantaggio. Sì, vuol dire che tiri 3 di 12. Sì. E tieni 2 maggiori. O 4? No, 3. Ah, 3, ok. Oh, ci riprovo. 10, 10 e 2. Quindi ho fatto 20 più 4. Ok. Ora che ti concentri, della seconda volta che senti questo rumore, effettivamente riesci un pochino a percepire la direzione. Uh-huh. Ed effettivamente viene dalla zona in cui dovrebbe esserci la cabina di comando. Ok. Quindi questo portone più grande degli altri che avete già aperti, che dà verso la direzione della cabina di comando. Ok, e a questo punto mi concentro, guardo e avverto gli altri. Ragazzi, credo che il suono venga proprio dalla cabina di comando. Forse dovremmo andare a dare un'occhiata. Sì, direi di procedere a questo punto. Le stanze le abbiamo ispezionate tutte. E credo che sia opportuno tenere ben salde le armi alla mano. Procediamo. Io quando lo vedo partire gli metto un attimo una mano così e cioè gli dico: hai visto, hai detto di aver visto un braccio nella cabina di pilotaggio? Sì. Era un braccio in movimento? Direi di no. Allora è possibile che la fonte di quel suono sia anche la causa del non movimento di quel braccio. Bene, mi stavo annoiando. Da quello che ho percepito, da quella specie di ringhio, non sembrava provenire da una creatura troppo grossa. Il che spiega il perché sia riuscito a entrare in una cabina di pilotaggio, in effetti, ma non è questo il senso. Ma comunque allerta, non sappiamo che cosa abbiamo davanti e non sempre le creature grosse sono le più pericolose. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Un po' triste, perché non è grossa. Però okay, mi dirigo verso la porta insieme al capitano. Stavolta non occludiamo l'entrata, tu da un lato, io dall'altro e tu al centro, chiaro? La porta è più grande. Ok, quindi non è una singola porta, ma stavolta è doppia. Ovviamente. Io rimango in fondo, che sono quello, diciamo, meno armato, però e tengo tipo la mano sulla, cioè una pistola normale, una pistolina senza altre parti, ma comunque la in pugno, diciamo. Attivo. Io prima che attivi, tipo faccio tap. Capitano, non sappiamo quanto sono resistenti i finestroni della cabina di pilotaggio. Forse sarebbe il caso di evitare di usare armi da fuoco. Tipo guardando Tix, metto via il fucile mitragliatore e prendo la mia grossa mazza. E cosa posso fare se no? Non ha torto. Dobbiamo prima verificare come chiudere le protezioni al visore esterno, altrimenti rischiamo di danneggiare troppo la nave, potremmo essere proiettati nel nulla. Allora, sto rimembrando il mio equipaggiamento. Fucile, granata, esplosivo e granata. Tix, te rimani indietro con Tolan. Ma non posso fare niente! Forse meglio così, figliolo. Figliolo! Mi è uscito il lato paterno. Io tiro fuori invece il mio coltello tattico. Tic. Che sono più grosse, fanno ciù e non tss, è diverso. Davanti a voi c'è un corridoio illuminato meno bene di quello di prima, più scuro, con un pavimento metallico con le grate che si può vedere sotto. E a destra e a sinistra sono delle scale che vanno verso giù e davanti a voi quella che è la cabina di pilotaggio, abbastanza distante, sarà un 15 metri da dove siete adesso, quindi è bella lunga. Infatti la nave è tipo allungata come un missile, quindi tutto il corridoio centrale porta alla cabina di comando. In lontananza, appunto,
vedete le sedie, le stesse che tu avevi visto però dalla parte opposta, certo. Quindi gli schienali delle sedie che danno sul parabrise della nave. Quindi adesso riesco a vedere il braccio? Adesso sì, adesso vedi il resto di quello che è il braccio. C'è una persona in tuta spaziale, quella che sembra essere appunto simile a quelle del vostre, sempre di colore bianco, stesa a terra, non sembra dare alcun segno di vita. Com'è questa persona? Cioè... siete a 15 metri, quindi in realtà la vedete il corpo, però non capite, cioè non avete i dettagli. Ah, ok. Io e Jorg entriamo molto cauti. Ok, i vostri passi riecheggiano nel corridoio con la grata metallica. Trin. Faccio una percezione, stavolta intuito, per cercare bottone o strumentazione X per chiudere i... quelli che avete appena passato? No, le parazioni esterne per... Ok. Quando stai raggiungendo i sedili? Stiamo camminando in quella direzione, intanto io sto concentrandomi per cercare appunto quel dispositivo. Ok, prima ancora di cominciare a cercare questo dispositivo, senti nuovamente il suono di ringhio. E non potevi vederlo prima, perché solo avvicinandoti tramite la parallasse ti appare nella zona, diciamo, di comando un umanoide, stavolta in piedi, sempre con la tuta spaziale simile a quella della persona stesa a terra, ma è strano perché sembra che abbia le giunture delle muscolature eccetera allungate, ha le braccia più lunghe del normale, ha una fronte più spaziosa, la pelle sembra in alcuni punti invecchiata, in altri trasparente, come alcune razze di pesci che hanno appunto la pelle semitrasparente, e gli occhi più infossati, le labbra nere, gengive nere, denti rovinati, come se non si lavasse da 20 anni, che ti guarda, ma ti sta osservando. Nel momento preciso in cui hai guardato lui e hai ributtato l'occhio sull'essere che avevi appena visto, non c'è più. Hai visto anche te, vero? Sì. Stringo con più forza la mia grandissima mazza. È una mazza grande, è una mazza pesante. L'abbiamo visto tutti? Sì, per una frazione di secondo siete abbastanza convinti di averlo visto tutti, però non siete sicuri. La domanda che tu hai fatto a lui ti conferma che l'hai visto, ma voi non l'avete ancora domandato. Io domanderei più che altro a Jacob, come si chiama il pilota? Jacob. Jacob, quella era una forma di vita? Cosa? Cosa? Quella cosa che era davanti a noi esattamente adesso? Io non ho visto niente. Neanche in video? No. In video? Sono le camere da cui lui può vedere sul petto. Sì. Non hai sentito niente? Nessun rumore? Non hai visto niente? Quella non era una forma di vita? Quanto distante era da me e da Matt? Si è avvicinati un pochino, quindi dai 10 metri, 7 metri circa. No, io dalle vostre telecamere non ho visto niente. Cosa avete visto? Umanoide, arti lunghi, fronte spaziosa. Fammi indovinare, è saltato di nuovo internet. C'è l'umanoide alla porta. C'è l'umanoide. È saltato di nuovo internet, Matt? Cioè, Simo? Perché in quel caso potrebbe essere. No, è da 3 ore che mi. Abbassa la musica. Adesso, cioè, sì, cioè, abbiamo sentito. Però abbiamo capito, cioè, nel senso. Pietro prima mi ha mandato un messaggio, questo si sente bene. No, stavo dicendo tutto impazzissimo. Ok, la live va. Quella. Metti un gain su OBS. Però i picchi sono sul rosso, io non riesco a capire. Però in effetti è molto, molto bassa.
Vorrei avvicinarmi a quel punto di merda in cui c'era il coso e provare semplicemente tipo a toccare lo spazio che veniva occupato da quella creatura con la mia mazza. Allora, quando ti avvicini noti che a terra c'è un leggero residuo di melma, che schifo, grigiastra, ma poca, è oliosa. Non la vuoi toccare? No. Ok, perfetto. Però vedi meglio il corpo a terra. È un umano, ti confermo che è un umano, e però c'ha un buco nella tuta, nella zona diciamo toracica, come se fosse strappata dall'esterno. Esatto. E in alcuni punti sembra randomici, la tuta sembra più vecchia e in alcuni punti sembra nuova. X, Tolan, raggiungeteci. E lo stesso vale per le zone di pelle che riesci a vedere. Passando appunto la mazza dove tipo dove c'era niente? No. Dottore, dall'alto della sua sapienza, che cosa cavolo era quel coso? Boh. Non conosci nessun essere alieno, nessun animale, nessun... Boh. Tutto qui quello che hai da dire. Tiro su la figura. nel frattempo, Jacob ha detto boh. Ha detto boh. Siamo nella merda. Quindi non sei infallibile. Tira su natura. 8 e 1. Più no, c'è un 9. No, beh, ma è sempre uno. È sempre uno. Uno più, vabbè. Sette. Uno, allora, in Farsight, col fatto che stiano due dadi, ci sono comunque gli uno. Non è un 1 e 1, quindi un fallimento epocale. Però è sempre un 1, quindi viene considerato comunque un fallimento, seppur di piccolo di piccolo conto. Se invece fa lo Snake Eye. No, fa lo Snake Eye che esplode la nave. Fai 1 e 1, è proprio che. E tu sei di che pensi? Fai. Non ne ho un cazzo idea. È la prima volta che gli sentite dire cazzo. Ma quando lo conoscete. Ma ti ho morso? Sei diventato un metmannaro? Zitto. È già? Signori, manteniamo la calma. Non dobbiamo agitarci adesso, altrimenti renderemo tutto più difficile. Dottore, fammi una scansione su quella melma che ha lasciato. Sì. Tiro fuori la GG. Poci. È simile alla soluzione salina che avete trovato nelle vasche, solo che è di un colore diverso. Quella che era di là era trasparente, leggermente azzurrina, questa invece è grigiastra. Ti direi, sembra andata male, sembra fermentata. Faccio la scansione e faccio... stando a quello che mi sembra di vedere, l'unica differenza con l'altra è il colore. Questa sembra opaca, come se fosse andata male, non so di preciso il motivo. È strano, perché effettivamente poteva essere che era tenuta in una certa condizione all'interno dei cilindri e una volta tirata fuori andava male, ma questa è fuori esattamente come l'altra. Non so se è una questione di tempo, forse l'altra è stata tirata fuori da meno tempo, non so dirtelo, però l'unica differenza sembra essere il colore. C'è un modo per capire tramite il tuo sensore se sono la stessa gelatina o se sono due gelatine diverse? Cioè, nel senso proprio, se sono fisicamente parte dello stesso cluster o no? La composizione è la stessa. È la stessa. Ok. Ti direi che la composizione è la stessa. L'unica differenza sembra appunto essere il colore e quindi forse la... Ma com'è possibile? Se arrivano dallo stesso cilindro, com'è possibile che quello è rimasto intonso e questo invece è marcito? Forse nel laboratorio c'è una temperatura diversa, una pressurizzazione, non lo so. In tutto questo io mi ero un attimo distratto perché avevo visto sta bestia, giro tipo lo sguardo verso... La plancia. Verso il morto. Ah, verso il morto. Sì, okay. Tipo che subito lo guardo, mi rialzo un attimino e mi metto subito a sfatare, diciamo, un po'. Allora, le informazioni di base sono le stesse che ho già dato a lui, nel senso ha una tuta spaziale, c'ha appunto in zona toracica uno strappo come se appunto qualcuno o qualcosa avesse strappato parte dei tessuti che compongono la tuta, quindi vedi l'interno, diciamo, e nei punti in cui vedi la pelle la vedi in alcuni punti invecchiata,
come se, per dirti, nella mia mano questo dito fosse invecchiato di 50 anni e questi no. Non ha particolarmente senso. Esatto. E quindi niente, faccio a lui, quello che mi diceva prima della melma. Beh, è strano effettivamente anche che su questo corpo le varie parti del corpo mostrino età biologica differente. Ma posso provare a fare tipo, gli prendo il braccio del morto e lo metto sulla melma a vedere che cosa succede? Sì. Lo faccio allora. Cioè, prendo, hai detto che nel braccio nella mano del morto ci sono parti che sì. Io prendo il dito del morto, uno okay, sano. Lo devi un attimo trascinare un pochino perché è un po' più distante. Okay. Cosa stai facendo, Tiz? Vediamo che cos'è questa melma. Io non la tocco, non so se volete toccarla voi. Passo. Ok, trascino il corpo. Ti do una mano. Fino al punto in cui c'è la melma e... Allora, appena appoggi, vedi che c'è una reazione. Uh-huh. La melma, come se friggesse un pochino, ma proprio poco poco, ci sono le bollicine, e la mano dove tocca la melma invecchia, si comincia a mummificarsi, vi ricorda la mano che avete visto nel laboratorio. Un paio di schizzi finiscono sul tuo stivale. Ok, attenzione. E in quei punti sì? Vedi che il tessuto invecchia. Il tessuto sta invecchiando, sì. Però non si rovina, ok? Lo vedi proprio che dello stivale sono dei punti dove ha toccato il liquido che... Cazzo, ma sembra che sia invecchiato in determinati punti dove ha toccato il liquido. E questa doveva essere una crema per la giovinezza? Beh, dipende che si intende per giovinezza. Forse è un modo di conservare campioni biologici in un certo modo, ma non mi sembra decisamente una cosa che cura le persone, questo sì. Forse no. È andata male. A me sembra più... mi dà più l'idea che possa essere un'arma addirittura. Tolan nota che l'invecchiamento sugli stivali di Tix non si sta fermando. Tix, lo stivale. Cerco di pulirmi sul coso sul cadavere. Ok. Cioè mi pulisco proprio... sul cadavere, che okay, cosa succede? Vi ripendio. Ok, il punto in cui tocchi comincia a invecchiare come lo stivale. Il punto in cui tocco del cadavere comincia sì, a invecchiare. È come se lo sporco del tuo stivale che sta sporcando un e altro punto. E si sta espandendo più che altro? Sì. Cioè, io se ho uno schizzo sullo stivale, questo qua si sta espandendo. Sì. Mi tolgo lo stivale. La prendo per una caviglia. Ma che cazzo succede? È rovesciata. Sì, sì, la rovesciata sì. Mi è più comodo. Certo. Prendo lo stivale senza toccare la parte che sta invecchiando, glielo sfilo di bestia e lo butto tipo lontano. Non troppo lontano, tipo a 5-6 metri di distanza. Tenendo lei così. Potresti mettermi giù adesso? Che cos'è sta roba? Potevo diventare vecchio e brutto. Tix. Non voglio diventare vecchio e brutto. Jacob, disattiva le comunicazioni, per favore. Dice lei che si agita. In silenzio. E guardo lo stivale. Tix, calmo, non c'è bisogno di agitarsi. Hai lasciato lo stivale nella zona della grata metallica. Mm-hmm. Vedi che pian piano la macchia si allarga, ma anche toccando diciamo, il metallo non invecchia. I nostri stivali di cosa sono fatti? Fibre. Io so, cioè io probabilmente ho dedotto, ma non Jorak, Jorak non ci arriva. Jorak sa che sono fibre, non hai idea se siano artificiali o biologiche. Jorak, mettilo giù. Sì. Lo lascio cadere, non come prima, perché so che ci si romperebbe il collo, quindi lo appoggio piano piano. Non nella pozza comunque. Certo che no. Lo puccio per la testa. Lo prendo per un tallone. Ti chiamerò Achille. Non c'è di che. Posso riattivare? Sì, riattivalo. Dai, ecco. Ok. Te non sai che arrivo. Ma che cazzo fai? Ok, e poi capitano, posso suggerire a Tix di andarsi a prendere un altro stivale sulla nave? Jacob, affacciati dall'apertura. Torniamo tutti quanti nel corridoio. In che senso affacciati dall'apertura? Porgici uno stivale di scorta per Tix. Ah, ok. Ah, uno stivale di scorta. Ho capito. Non so se ne abbiamo un altro. Ma scusami, se mi togli lo stivale, cioè, siamo... Io non so come funziona, ma siamo intutati, abbiamo dell'ossigeno nella tuta.
Quindi se mi togli lo stivale io non mi fuoriesce l'ossigeno tecnicamente. Sì. Prendo lo scotch e mi arrotolo la tuta allora. Ma? Così facendo avete scoperto che l'aria è respirabile. Che l'aria è respirabile. L'aria è respirabile qui dentro? E non ve lo siete mai chiesti. Ma solo dentro questa nave? Io ho visto delle piante, ho detto, oh, piante. Però nessuno di voi okay. ha aperto la cosa. Ah, allora no, potrei dire una cosa del tipo, che cazzo stai facendo? Morirò soffocato, che cosa fai? Oh, speriamo. E poi mi rendo conto effettivamente che respiro. E io faccio, ah sì, non ve l'ho detto, con lo spettrometro di massa avevo analizzato l'aria ed era respirabile. Sì, ma abbiamo detto che avevo ordinato di mantenere le tute integre per la questione radiazioni, per la questione batteriologica. Già. Quindi non abbiamo stivali di scorta per Tix. Ehi, non guardare me! Lo stivale del morto è usabile? Mi sa che non è della rotodaglia. Ma soprattutto io fossi te non mi ci avvicinerei più a quel cadavere. Però se c'ha parti messe male, parti messe bene. Ma si sta espandendo anche sul tizio? Piano piano, sì, molto piano. Più lentamente. Poi gli è pucciato il braccio nello schifo. Quindi, dire. Come al solito, non ti impedirò di farlo. Ok, va bene, non lo faccio. Okay. Significa che ti beccherai la quarantena per la terza volta quest'anno. Vuol dire è stato in Italia? Chi le conta più? Se le radiazioni mi modificano i piedi, vuol dire che sarò ancora più fico. Già. Beh, dipende per gli standard. Stai zitto, tu non sei più fico di me soltanto perché sei grosso. Poi dove ti faccio? Dolan, tu che sei scienziato, per i suoi standard è reputabile figo il nostro Tix? Standard. Standard. Come dire, gli standard? Ok, nel corridoio vicino al piede rivedete il simpatico ominide che avete visto prima. Chi sei tu? Cosa ci fai qui? Cosa sei? Jacob, lo stai vedendo, vero? Stavolta sì. Che cazzo è? Ce lo stiamo chiedendo tutti. Parlo un po' di lingue. Chi sei? Parlo le due lingue che so e mi chiedo chi sei. Che lingue sai? Allora, so il... Dove è scritto? Nespar, sai, di certo, che la conosciamo tutti come lingua. E non so dove sono scritte. Ah, il Jaraki, il Terra nell'Espar. Ok, gli parli in queste tre lingue. Diciamo che sembra che abbia capito che stai parlando. Ok. Ma dal suo sguardo assente non capisci se ha capito o no. Allora, ok. Che cosa ci fai qui? Chi sei tu? Fa un passo verso di voi, lasciando un po' di melma sulla grata, la zona dello stivale. Si avvicina lentamente. Gli intimo di fermarsi parlando gli interram. Ti guarda. Sì, però fa un altro passo. Permesso per sfondargli il cranio. Abbiamo l'operativa alle spalle, puoi sparare. Preferisco spaccargli il cranio. No, non avvicinarti. Potrebbe essere ancora coperto di quella merma. Potrebbe distruggere te e la tua arma. Si combatte solo a distanza. Prende il fucile mitragliatore, però molto, molto indispettito. E di nuovo, fermo o fermo fuoco? Premo il grilletto. Bang bang. Sì. Oh no, ma se gli esplode la testa tutti gli schizzi di sangue sono gelatina melmosa schifosa. Ma siamo abbastanza distanti. Se io mi fossi avvicinato con la mazza da baseball, tipo allora sì. Esatto. Ah, okay. Però invece abbastanza distanti ce la facciamo. Ok, tiro per colpire con vantaggio. Yeah! Un di 12. Mi presti un terzo di 12? Tanto sono verdi anche i tuoi. Ma io me ne vado. No, che sa. Allora, 8 più 4 sono 12, più combattività con le armi cinetiche sono più 8, 20. Ok, colpito. Quando spari con il tuo bucileriggio pesante, faccio 3 di 6 più 3. 6 più 4, 10, più 3, 13 danni. Ok. Miri. Fai delle raffichine, va bene le raffichine? Sì. Raffichine, va bene. Tipo i fucili quelli di me li immaginavo tipo il fucile di Vasquez di Alien 2. Ah, il Gatling proprio? Non è un Gatling, è semplicemente un tipo un fucile a impulsi. Tipo... Quello di Alien, classico dei Marine.
colpisci, schizzano un po' a destra e a sinistra questa melma grigiastra, lo ferisci abbastanza gravemente, vedi proprio all'interno gli organi, anch'essi un po' mummificati, e tu chiaramente, Willy, vedi e capisci che non è possibile che stia in piedi. È mummificato all'interno, è secco. Sta ancora camminando? Certo. Premo di nuovo il grilletto, posso attaccare due volte a round io. Ah, meraviglioso. Prego. Grazie. 9 più 2, questo è il tuo. 11 più 8, 19. Preso nuovamente. Questo fa un po' le puzzette il tuo. 6, 3, di nuovo 10, di nuovo 3, 13. La scena è esattamente la stessa, con spari nuovamente, schizzano melma grigiastra a destra e a sinistra, ma l'ultimo colpo colpisce il cervello che si spappola e cade a terra facendo un rumore a metà tra l'umido e il secco. Che schifo. Cioè il... ed è lì che si sta morto, un po' liquefando. Merda, io guardo col mio scanner, tipo. Fosse ancora vivo, se me lo segnala, cosa segnala? No, non segnala forme di vita. Non, cioè, è come se fosse un oggetto. Cioè, ha la stessa, diciamo, linea di scansione di un comò. E a livello di temperatura, invece? A livello di temperatura è attorno ai 25 gradi. Ok. Giora, che ti avevo dato un ordine. Ti ho chiesto il permesso di spaccargli il cranio. E non te l'avevo dato. Adesso il corridoio è coperto di quella melma. Dovremmo fare il triplo dell'attenzione per evitare di infangarci tutti. Non era nel corridoio, era sempre nella zona dove eravamo, giusto? Il corridoio. Allora, non era dal corridoio dove eravate prima, alla cabina, c'era un'altra, una passerella di metallo. È sopra quella passerella di metallo. Però come vi ho descritto prima, volendo, prima di arrivare nella cabina, ci sono due scale che vanno giù. Ah, ok, allora avevo freddo, penso fosse proprio nel corridoio. No. Okay. Still. Prossima volta aspetto il mio comando diretto, Jorak. La prossima volta svegliati con i comandi, capitano. Altrimenti di qui la gente muore. E vado a dare un'occhiata sotto. Ok, sotto, appena scendi le scale, vedi che le due scale si riuniscono in un altro corridoio, però diverso da quello sopra. Tutto metallico, fatto di grate, alluminio, tubi che vanno verso il fondo della nave. Vedi gocciolare la melma grigia. Non mi ci avvicino, ma come... che gocciola e va in un altro pavimento sempre di metallo sotto, si sta creando una pozzangherina di melma grigia. Ma quindi non è grattato invece il pavimento sotto? Sotto no, okay. Sopra sì, quindi tu riesci a vedere sopra il cadavere, diciamo, e inclinandoti un po' vedi anche loro che ti stanno guardando scendere. Piena distanza io guardo la melma, ma ti faccio fare gli altri prima, io guardo la pozza che si sta creando. Bella, oh. Bella merda. Pozze così non se ne vedono. Mi guardo dietro, individuo il pulsante che ti chiedevo prima per la paratia. C'è una plancia di comando, sì bene o male, cercandola un po' intuisci che possa essere un pulsante quello lì. Se non mi dici di premerlo, supponi sia quello. Però. L'attivo per ok, chiudere. Premi e in maniera completamente diversa da quella che era nella Prime Visla, che era meccanica tipo saracinesca dei negozi anni 70. Questa proprio silenzio e si chiude proprio così. Capitano, lo so che noi siamo il soccorso, è la cosa più importante, però qui c'è una cosa che abbastanza mi pare pericolosa e non credo che le persone all'interno di questa nave siano ancora vive, quindi abbiamo un sacco di cose che potrebbero fruttarci molti soldi, perché non ce ne andiamo? C'erano 16 capsule, ne abbiamo individuato un cadavere e una creatura. Dobbiamo sincerarci della posizione degli altri passeggeri prima di lasciare la nave. E la creatura, il nostro buon Jorag, ha proceduto a renderla inoffensiva. A proposito della creatura, dai dati che mi arrivano al mio biosonar, è come se non fosse una creatura. Definisci meglio. Non so come altro dirvelo, è come se non fosse vivente. Già sono veramente incredulo rispetto a come possa una cosa del genere muoversi. Il dentro è completamente mummificato, insomma, non hanno elasticità quei muscoli come
stesse in piedi, io non ne ho proprio idea. Ma non ho capito, scusami, il radar ti segnava questa cosa come creatura vivente? No, il radar mi segnava mentre lui era come se fosse un oggetto. Ah, ok, quindi tipo... quelle le creature viventi che noi abbiamo sentito all'interno di questa nave non erano né Melmina a guardare né il cadaverino. Beh, sentito. Cioè, visto? La scansione iniziale vedeva, sentiva delle forme di vita, ma erano dei glitch che quindi in un momento erano lì, in un momento erano là, continuavano a spostarsi. Ok. Capitano, mi sembra un po' strano quello che abbiamo visto prima, magari non sono effettivamente forme di vita, magari è, ecco, questa cosa strana che fa effetti collaterali strani sulle persone, ecco, forse dovremmo prendere un campione di questa roba e magari andarcene. Sono curioso quanto sei Tix, ma non sapendo di preciso la natura di questa sostanza non ho idea se ho i macchinari giusti per stoccarla in modo sicuro e non voglio mettere a rischio la vostra salute. E se prossimo a controllare il laboratorio, magari lì hanno qualche strumento che ci possa far al caso nostro. Sì, e darei un'ultima occhiata anche alla serra, se possibile. Sì. Capitano? Sì? Siete nella plancia comando, giusto? Sì. È da lì che viene il segnale che abbiamo captato. Intendi il... Sì. Controllate se... c'è magari qualche diario di bordo o qualcosa? Sì, mi sembra un'ottima idea. Tolan, dammi una mano. Vediamo se riusciamo a individuare in qualche modo come funziona. Io nel mentre posso molto cautamente, ho il mio medikit. Sì. Posso lanciare in mezzo alla melmina proprio così? Cautamente cose per vedere che cosa fa effetto e che cosa no. Tipo, se io ho un coso di vetro, una... come si chiamano? Una provetta di vetro. Sì. Lascio la provetta di vetro sulla melma, proprio delicatamente. La provetta si sfascia? No, la appoggi e rimane lì. Ah, ok, va bene. E stavo... diciamo che non dico che giochicchio, però provo a vedere quali sono degli strumenti che... dei materiali che diano problemi o no, perché io non ho capito. Ok, allora ti lascio giocare nel frattempo. Sì. E voi fatemi un tiro, sempre su percezione e... ispezionare. 6 più 1. Attenzione. 11, 2 e 4. Aspetta, 15, 17. Io invece 11, però c'è un 1. Allora, Tolan guarda tutta la plancia e appunto riesce a trovare alcune informazioni, però sembra essere una lista, niente di particolare. Gairan invece è più fortunato e quindi trova il diario di bordo, quella che sembra essere una lista di date con relativi rapporti, in cui però ci sono dei file attaccati. Non riesci a leggere i nomi dei file, però capisci più o meno la struttura, diciamo, del sistema operativo della nave, e volendo puoi premere e ascoltarli. Provo ad avviarne uno, ma immagino che il linguaggio sarà alieno. Il linguaggio è lo stesso linguaggio che avete sentito della comunicazione che vi è arrivata, però stavolta riconoscete che l'inflessione è proprio da rapporto, quindi però cominciate a fare l'orecchio, diciamo, di questa lingua, specialmente te, Tolan. Cominci un pochino a... hai abbastanza sentito da poter cominciare a pensare a un'ipotetica traduzione. Se ti metti lì con un po' di tempo, con i tablet, con l'audio, puoi provare a capire magari la grammatica o il significato. Non c'è un traduttore, cioè siamo nello spazio, siamo dei strageni, non c'è qualcosa che traduce automaticamente. Non siete poveri. Più che altro anche se la lingua non è mai stata sentita o registrata. Cioè, tu ce l'hai Google traduttore sul tuo cellulare. Ma se non hai installato il finlandese... Esatto, non ti traduce il finlandese. Quindi io lui sto, è andato giù. Giocando. Sì, sì. Tu in realtà ti rendi conto che... abbastanza facilmente gli oggetti artificiali non invecchiano, e invece quelli basati su
diciamo, biologici, come alcuni tipi di tessuti, roba del genere, invece invecchiano. Ok, io sto lì, non è che, cioè, posso guardarmi intorno, però non è che io abbia altro da fare, sto allerta sul magari sentire altri suoni, oppure vedo un attimino questa melma se pare viva o meno, cioè vedo se la melma rimane lì, eccetera eccetera. Per il momento rimane lì. Tolan, se ti diamo abbastanza tempo, supponi di poter fare una traduzione di questo linguaggio? Non ti prometto di riuscire a fare una traduzione esatta, ma magari riesco a capire la grammatica o il significato di qualche parola. Anche qualche indizio del genere in realtà potrebbe aiutarci. Allora, facciamo in questo modo. Manda tutto quanto a Jacob, salviamo questi dati sulla nostra nave e inizia a lavorarci sopra. Sì. Io e Tix andiamo a vedere la sala dei motori, vediamo se troviamo qualcosa di utile. Jorag, ti rimarrai qui con Tolan. Ricevuto. Ma lui era già andato giù. Sì, ma tanto sono sempre una... Sì, sì, se parlate vi sentite. E io sono lì che penso, ma non possiamo farlo con calma sulla nostra nave al sicuro? Sì, ma qua potrebbe esserci qualcosa che non possiamo trasportare. Non possiamo scaricare l'interezza dei dati di questa nave sul nostro database. Possiamo andare ad assicurare che le altre persone, che quelle che sono forme di vita siano effettivamente vive o meno, per perché se stiamo qua non possiamo vedere, così possiamo andarcene. Per questo noi stiamo andando alla sala dei motori e loro rimangono qua. Ok, andiamo. Muoviti. La pozzanghera immagino che non sia cambiato niente, no, è solo pozzanghera. Sta colando ancora un pochino, sempre meno, ma... Dandomi un'occhiata intorno appunto al piano inferiore, noto qualcosa? Il piano inferiore è un lungo corridoio che va verso il fondo della nave. Ok. È, diciamo, il piano inferiore del corridoio in cui siete stati pochi minuti fa. Mm. E dà proprio verso il fondo. Ma senza stanze ai lati. Senza stanze ai lati. Posso supporre che diriga direttamente verso la sala motori? Supposizione corretta. Ok. Io comunico questa cosa agli altri e dico, mi avvicino a Tolan. Tranquillo, tengo un occhio aperto io. Ti ringrazio. Ricarico il fucile, visto la salva di proiettili precedente, e tengo gli occhi aperti. Ok. Voi quindi andate verso i motori? Sì. Tra parentesi, okay, anche verso l'alto. Ho visto abbastanza film di Alien. Bravo. Maledizione. Ma da sotto non ha detto niente? Eh sì, ho appena visto che sotto c'è un corridoio, quindi io farò tipo... Fai sentire Gatling di Alien 2. Eh sì, che è proprio... Ok. Poi percorrete il corridoio e il corridoio è abbastanza diverso da quello sopra, quasi l'opposto, è molto più scuro, è non sporco, però sembra che sia fatto per essere utilizzato solo come piano B. È seminterrato. Non è tirato lucido. Esatto. C'ha tubi e cablaggi che vanno verso la zona motori. In fondo c'è una grande porta e da dietro questa porta sentite un brusio, un rumore di fondo meccanico, proprio così. Ok, procediamo. Ok, aprite la porta e effettivamente è la zona motori. A destra e a sinistra vedete due enormi turbine coperte da queste grate di metallo e davanti a voi un altro motore, però diverso, particolare. Sembra essere una specie di spirale con delle luci che ogni tanto fluttuano all'interno della spirale. Tix, rimani un attimo indietro, prima voglio verificare che non ci siano emanazioni radioattive pericolose. Ma certo, signor capitano, io sono il molto, ok, devo rispettare gli ordini, ma io non voglio cazzo starci qui, cioè, gente morta, abbiamo tutto quello che ci serve, non sappiamo nemmeno se ci sono forme di vita, perché dobbiamo perdere tutto questo tempo che potrebbe apparire un nuovo schifo coso e potrebbe vomitarci addosso? Sì, capitano, certo, agli ordini. Ma io non leggo la mente i Tix, quindi vado avanti. Esatto. Non mi senti solo, porca troia, ma che cazzo devo fare? E infatti, esattamente come avevi previsto, dalla tuta si accende un leddino rosso che ti indica che le radiazioni sono in aumento. Perfetto. E se attivi la scansione da dove arrivano le radiazioni, arrivano dal motore, quello a spirale che si sta illuminando. Ok, Jacob, ti dice qualcosa quello che stiamo vedendo?
Non ho mai visto questo genere di tecnologia. Sembrano due tipologie di motori diversi. Forse quelli laterali sembrano motori sub luce. L'altro? L'altro è un motore davvero strano. Non ne ho idea. Faccio un check per vedere se ci sono pulsanti di spegnimento o roba del genere. Sì, ci sono pulsanti per ogni motore. C'è una piccola plancia, una colonnina con sopra pulsanti da premere. Non sai la loro funzione, puoi supporre che ce n'è uno, diciamo, con la carica, nel senso, quindi vai a sollevare il pezzo di plastica e sotto c'è un pulsante che molto probabilmente è accensione o spegnimento. Il fatto che senti rumore ti fa presumere che siano accesi e quindi premendo quel pulsante lì possono spegnersi. Ce n'è uno per ogni motore. Jacob, riesci a vedermi dove convoglia l'energia di questi due motori? Sì, certo. Allora, i due motori, quelli che potrebbero essere sub luce, vanno ai lati della nave e quello centrale non convoglia da nessuna parte. Quindi i sistemi operativi vitali, eccetera, sono tutti collegati sub luce? Sì, il motore grosso non è collegato, però è acceso, giusto? Cioè, vedo dalla telecamera che è acceso. Provo a spegnere. È quello che produce le radiazioni, sì. Giusto? Provo a spegnerlo. Allora, più ti avvicini, più il contatore tira su. Tu hai la tuta, quindi comunque un po' di radiazioni le stai assorbendo con la tuta. Ma cazzo, sono alte. Minchia. Sono alte forti. Più ti avvicini, più si tira su. Beh, non perdo tempo. Mi sbrigo. Ok. Fai uno scatto, vai verso il pulsante, lo premi? Sì. Appena lo premi, tutto si spegne. Io tipo ero lì al tradotto. E... No, no, si spegne il motore, non si spegne le luci. Non si spengono le luci. E appena lo premi, senti 4-5 di questi esseri attorno a te che non erano lì, non erano fottutamente lì. E adesso sono lì. Eri sicuro che non c'era nessuno nella stanza. Capitano, corra! Lui li vede? Sì. Ok, dico la radio. Codice rosso, tutti alla nave, subito! E inizio a sparare. Prendo che cosa spari? Mi sono un po' trovato a me. Prendo torno per la collottola, la diavo! No. Ma sono fermi? Un attimo, silenzio. Per il momento sono fermi. Però ti stanno fissando come se sapessero che tu sei la causa dello spegnimento del motore. Ok, sempre tenendoli puntati, provo a parlare di nuovo di terra. Capitano, si allontani, capitano scappi, capitano. Torna alla nave, Tix. Mentre si avvicinano, vedi che cominciano a emanare della melma dal loro corpo, che comincia a gocciolare. Cosa siete? Tempo. E stanno parlando di terra? Sì. Okay. Non avvicinatevi. Siete probabilmente infetti da qualche malattia. Posso aiutarvi? Continuano ad avvicinarsi. Sparo per terra, ai piedi. Cioè, nel senso... Non gliene frega un cazzo, continuano ad avvicinarsi. Ok, mi levo di culo. Senza... Sei un po' circondato, quindi dovevi farmi una prova. Sì, va bene. Ma fai una prova... Riflessi? Sì. 9, 11 e 6. 26. Quindi... 15. Not bad. Si stanno avvicinando, vedi una via di fuga tra due, scatti verso il basso, ti lanci e riesci con una spinta, toccando però comunque un po' col liquido, ma è sulla tuta, a lanciarti verso Tix. Si okay. Girano all'improvviso, vedono che scatti e scattano anche loro per inseguirti. Io gli sparo. Io sparo appena a lui. Ok, appena vedo che lui si toglie, io sparo ai cosi. Okay. Io provo a colpirli. Attira, cioè, per colpire. Sono in quattro. Ne colpisco solo uno col blaster. Sparo una granata. No, nella sala motori? Non è una buona idea. Hai detto corriamo alla nave. Appunto. Questo che. Ciniti? Ha detto lancio una granata. Allora, posso lanciare? Io prima ho detto appunto, ho preso Tolan per la collotta e ho detto andiamo! E sto correndo verso il corpo. Io da quello che ho capito stanno correndo. Lancio un esplosivo a caso, Rex. Che cazzo è un esplosivo Rex? Cazzo! Io la vedo stavolta? No, per me sono a piano di sopra. Loro sono nel corridoio inferiore delle sala macchine. Che potevo fare una volta, però non la vedo. Sono loro due. Tu stai correndo un po'.
E lui? Io provo a lanciare qualcosa e poi corro. Se vedo che lui corre, lancio qualcosa e corro. Quindi cioè lanci qualcosa alle sue spalle? Sì. Prego, faccio. Qualcosa cosa? Decidi cosa, possibilmente. Non so che pochi cosa... secondi. Non so che coccio ho tre. Mi sta raggiungendo. Ho tre granate diverse. E lancio le tutte e tre. Impulso frag, scegli tre. Ma c'è differenza? Sì. Una è speciale. E Tix lo sa sicuramente. Io non lo so. Beh, impulso sarà il pulso elettromagnetico, probabilmente. Disattiva gli elementi tecnologici. Esatto. Ok. Frammentazione. Esplode, fa danni, diciamo, in... C'è modo di chiudere la porta? Questo, cioè, beh, la porta tu sei aperta. Sulla porta. Allora, voglio lanciare questa granata a frammentazione. La lancio in mezzo, poi chiudo la porta a me e direi di correre. Ok. Sei a tipo 3 metri di distanza, quindi nel senso non serve neanche che ti faccio fare il tiro per colpire o altro. No, sì, anche lei perché posso farlo. Infatti, lei ha l'abilità speciale per poter tirare granate. Infatti, quello che avevamo visto prima del personaggio. Esatto. Quindi in realtà tu proprio tranquillamente fai hop, perché sopra di lui. E in questo momento arrabbiato, lui sta correndo. Io vedo la granata e penso, fai, porco. E dice qualcosa in una lingua che... è meglio non esprimere in live su Twitch. Valkarian. Valkarian. Carcamess. Il satanico. Lei sorride, o lui sorride. E quello che vorrei fare è appunto, allora vedo appena lui è vicino alla porta, io lancio sta granata lì in mezzo, schiaccio il pulsante come si dice, schiaccio il pulsantino per chiudere la porta e corro. Fortissimo. Mi fai... riflessi. Ti concedo il vantaggio perché sapevi che avrebbe probabilmente chiuso la porta. Ma già da stamattina. Esatto. Sì, stamattina. Io mi sono svegliato stamattina e ho detto. Quindi, vediamo da quale parte della porta sei. Oh mio Dio, sei serio? Allora, 119. Però. Oh mio Dio, sei serio? 119? Sì, 911. 911. Sì, eh? Aspetta. E io ti ho concesso anche il vantaggio. No, fermo. Posso dargli un altro vantaggio, secondo me? Io ho fortunato. No, c'è solo un vantaggio per te. Cosa? Sarà per te. Leggi. No, aspetta. Puoi spendere un punto fortuna anche per impedire svantaggio ad un tiro o attacco rivolto verso di te o alla prova di abilità di un avversario contro cui cimentarti in una contesa. Ma no, non posso usarlo per... No. Quindi ho 9-1. E se niente. F. Matt, io questo tiro qua, cioè ho detto, il mantello passerà, no? No, non dovevo fartelo fare, no. Ma adesso è troppo tardi. E quindi tu calcoli male i tempi? Ma non calcolo male i tempi! No, calcoli male i tempi perché lui, correndo, guardando la granata, si è un po' distratto. E quindi quel centesimo di secondo, stum, sulla porta chiusa. La riapro. Direi che la riapro. Merda! Ok, la riapri. Merda! C'è lui con la visiera inclinata, giustamente. E quando vedi la sua visiera inclinata, vedi una luce dietro di lui. Okay. Che si dirada, che è la granata, ovviamente, che sta esplodendo. E quindi Fad, quanti danni fa? 5. Lo vedo. Yeah. Scusatemi. No, qua. Granata frag 4 di 6. 4 di 6 per ognuno dei 4 schifi. A 4. Oops. Allora, 6. 1 e 2. Questo è un 1? Sì. Il teschio è un 1. 1 e 2. Non è il mio da Dio. Quando bisogna fare i tiri bassi? 6, 12, 13, 14, 15. 15 danni. Che cazzo ci vuole? Ne ho 23, fresco come una rosa e via. L'esplosione colpisce e... Non è quello che mi preoccupa. Sono i motori che preoccupano. Sbalza. No, mi preoccupano gli schizzi di merda. Sbalza gli umanoidi a destra e a manca, ferendoli gravemente e facendoli schizzare grigiume melmoso un po' ovunque. Ma anche il buon capitano viene schizzato verso di te, perché viene lanciato bruciandogli tutta la schiena, ok?
Ti dimezzi i danni perché sono un master buono. Sei molto cortese. Ops. Quindi sono... Vabbè, quindi 8. Si mette a 7. 7 8. 7. 8 perché no, si dice che si è, dice di sempre difetto. Che in Farsight si arrotonda sempre per difetto. Ah, meglio allora. Quindi 7 danni che ti brucia tutta il tessuto della tuta dietro senza rompertelo, però ti fa un bel danno e vieni scaraventato addosso a Tix, che aveva giusto fatto in tempo ad aprire la porta, e quindi cadete a terra entrambi, tu di faccia, lei di schiena, facendovi male. Mm-hmm. Non abbastanza da farvi del danno ulteriore, però facendomi male. La porta è aperta. Comunque, grazie per il dimezzamento, perché soglia di morte io ce l'ho a 14, quindi non mi sarei sentito molto bene, signor Stark, in caso okay. contrario. Ma siccome questa è tutta colpa mia, che ti ho fatto fare un tiro che tu hai sbagliato, sono un master gentile. No, soglia di morte, se non sbaglio, è quanti punti ferita devi subire oltre lo zero per sotto morire. Lo zero, quello che fosse. Okay. Ah, ok. No, beh, però comunque 15 insieme. Su 23 non è non che andasse benissimo. No. Capitano, mi perdoni. Corri, Tix. Capitano, mi perdoni. No, non era quello lì il senso. Però corri. Sentite molti rumori metallici pesanti nella sala motori. Corri, Tix, sta collassando il motore. Io mi rialzo come riesco e via. Ok, io ho una... Sentite l'esplosione. Ma io siamo già sotto al tubo, io lo sto già prendendo per collotto le cintola. Io avrei una domanda, però non so se in tutto questo me ne accorgo. Tipo, io ho fatto un'esplosione, no? C'è stato del fuoco, immagino, c'è stato. E questa melma che reazione ha avuto all'esplosione? Non è né infiammabile né spegne le fiamme. Quindi non è né infiammabile né spegne le fiamme. Ma si brucia. Ma si brucia, esatto, cioè muore tecnicamente. Bolle. Sì, si scalda ma non brucia, non... Evapora? No. Evapora? No, non ci sono vapori. Ok, va bene, mi rialzo e effettivamente allora corro fortissimo. Capitano, mi perdonerà mai, vero? Muovi il culo, se ne usciamo vivi è già tanto. Ma io sono più veloce di lei. Corriamo, fortissimo. Fai un po' fatica a correre perché è uno stivale solo, eh. E tutto i robottini. E tre robot attaccati, che giustamente. Esatto, e tre robot soprattutto. Quindi, se tu corri alla tua velocità massima, la lasci indietro. No, tengo il suo ritmo. Sentite comunque da dietro non solo rumori metallici, ma non sono morti. Oh. Casomai fossero stati mai vivi, ma questo è un altro discorso. Dici nel dubbio. Voi invece. Io allora. Perché io non ho mai tipo passivamente. Al suo. Come ha detto. Tipo, come ha spento il motore? Si sono sentite cose. Lui ha detto la prima parola: tipo, tornate alla nave. E mi sono messo a correre lungo il corridoio, arrivato sotto il tubo, l'ho preso appunto per cintola e collotto e l'ho lanciato al piano di sopra. Dopodiché io chiuso. 15 danni. Dai, io continuo a tradurre, a un certo punto alzo gli occhi e sono nella nave. Cosa? Oh, cosa? Incredibile. Dopodiché io mi davo qualche secondo appunto al piano di sotto per aspettare, appena sento il motore, no. E tipo sono tornato al piano di sopra e semplicemente rimango affacciato aspettando di vedere se c'è qualcuno che arriva al volo, dicendo poi in interfono: capitano, quanto tempo credi che abbiamo? Parla sentendo tipo un... Io non so se la mia roba funziona ancora, perché fra le botte e tutto. Jacob? Sì, ho perso il capitano. Sì, quanto tempo credi che abbiamo? Dall'esplosione. Chi è stato? Tix? Sì? No, sono stato io! Oh, dannazione! Tu hai ancora contatto radio con gli altri? Sì! Secondi? Di darci un minuto letterale e poi di partire senza noi in campo. Un minuto? Cosa? Un minuto. Ti riferisci, Tix? Un minuto e partire senza noi. Avete 20 secondi. Facciamo 30? E quindi... I tizi nella sala motori, seppur leggermente bruciati in fiamme, hanno ricominciato a corrervi e inseguirvi. Ma siete nel corridoio senza porte. Quindi però, molto dritto. Quindi molto dritto. Ma adesso sentite chiaramente il rumore di ringhio arrivare un po' dovunque. Allora, se io posso. Capitano, mi può tenere sulle spalle? Allora lo tengo così tipo... No, di nuovo!
E io intanto cerco con il fucile, se lui mi tiene io sparo. Ah no, allora ti prendo proprio in braccio tipo baby. Esatto. Così tu mi passi le braccia intorno al collo e ti fucile così. No, sì, ma esatto. Sta anche succedendo. Perché è già successa? Preferisci questa che lo tengo cosa? Così? No! Correte a cavaceccio, salite verso le scale e vedete appunto che ci sono altri 4 o 5 che stanno arrivando sia dal corridoio che dalla sala comando, che prima non c'erano. A cazzo! No, aspetta, ma il corridoio dove io e lui siamo saliti adesso si sta... Sì. Ah, ok. Avete allora appena visto passare questi umanoidi. Ah, ok, allora io scendo e smitraglio a caso. No, fantastico. Scendo anch'io e mi metto accanto a lui e per fare una cosa. Ok. Smitraglia, ma tiro per colpire. Certo. Un vantaggio di nuovo perché non ti stanno neanche cagando di strisce. Fantastico. Ha bisogno di 12. Allora, grazie. 8, 4, 12 più 8, 20. Ok, ne colpisci uno chiaramente di schiena proprio. 3, 6, 7, 3, 10 danni. Secondo attacco. 9, 4. Fa 13 più 8, 21. Tiro sempre 3 di 6 danni. 6, 4, 10, 1 più 3, 14 danni. Ok, scendi giù, punti alla schiena e uno lo spappoli facilmente, senza problemi. Ma altri due stanno andando verso dove ipoteticamente loro dovrebbero salire e dove c'è il primo che avete ucciso. Io uno dei due, tipo mi uncento, mi metto una mano alla tempia, io ho gli occhi scurissimi, ho tipo l'iride blu petrolio ma quasi nero, pupilla nera la scala dell'occhio è anche quella nera, si vede per un attimo mi diventano l'iridi tipo di un blu elettrico e lancio ostacolare su uno di questi che sta correndo. Okay. Devo fare un tiro salvezza su forza o restare rallentato fino all'inizio del mio prossimo turno. E il tiro salvezza su forza mio è la psicopotere 7 più 12. 19. 19, quindi devo fare almeno 19. È bloccato. Ok. Quindi è uno praticamente. Vedete che corre, a un certo punto e si blocca lì così. Nel frattempo uso impeto d'azione, che è un mio privilegio di classe, posso fare una terza azione, quindi attaccare un'altra volta. Ah. E attacco l'altro, quello che non è stato rallentato da lui. Però aspetta. Aspetta. Ogni volta che effetti un'azione di attacco, questo vuol dire che attacco altre due volte. E l'azione di attacco, tu hai due attacchi, quindi secondo me... No, perché dice, puoi attaccare due volte invece che una volta soltanto ogni volta che effetti l'azione di attacco durante il tuo turno. Impeto d'azione, una volta durante il turno puoi eseguire un'azione aggiuntiva. Esegui un'altra azione d'attacco, ognuno di altri due attacchi. Sì, se non c'è scritto che devi ripristinarlo con un riposo, allora... Sì, impeto d'azione devo... Questa cosa che sto usando adesso con un riposo. No, l'attacco extra no. Allora sì, puoi usarlo uno. Sono 6 più 7... fanno 13 più 8, 21. Preso. 3 di 6 6, 9 più 3, 12 danni con il primo attacco. No, non era valido. 11 più 10 fa 21 più 8, 29. Tiro 3 di 6 sono 6, 5 fanno 11 più 2, 13 più 3, 16 danni. No, questo gli spari. Prima quanti danni avevi fatto? Chat? No, allora. Beh, fatto adesso 16, no? Adesso ne ho fatti 16, prima ne ho fatti tipo 12. Ok, sì, quindi comunque è passato. Anche questo lo colpisce la schiena, lo spappoli, gli stacchi un paio di arti e cade a terra. Si rigira un po' e poi si liquefa come agli altri. E accanto c'è quello così. E intanto c'è quello così, che è fermo. Sono lentissimo, baby. Se fai un risultato di 5. A un certo punto vedete loro salire. Cioè, minimo 6 fai su Italia. Voi salite le scale. Salite le scale, vedete la cabina di comando, che ce ne sono un paio che vi stanno fissando. Dall'altra parte ci sono loro due. Che stanno smitragliando. Io. A voi la scelta. Io sparo a vista quello che trovo. I due che sono nella cabina di comando. Sì. Ok, tira per colpire. Cioè io... Con cosa? Con il blaster. Sparo a vista se posso. 10, 5, 15 più...
Vabbè, tiro per colpire, scusatemi. C'è un blaster più 6. Più 6. 10, 15, più 6. Ok, colpito. Poi per i danni che sono 2 di 8 più 4. Oh, non li avevo tirati fuori di 8. Ok, questo è 1. E quelli sono gli altri. Sì, no, vabbè. 3, 2 più 4. 5, 9. Lo colpisci, gli spappoli una mano, mm-hmm, che schizza in liquido ma è ancora in piedi senza problemi. Se lei si ferma a sparare mi fermo anch'io. No, allora, io non sono sopra di te. Sì. Cioè, io mi immaginavo, tu vai e io corro, sparo a vista. Ah, ok, va bene. Dopo questi spari vi corrono addosso. Ah, bene. E faccio una prova di riflessi per vedere se ricordo. L'ultima volta non è andata poi così bene, magari stavolta sì. Ma io sono ninjutsu, faccio 11, 7 e 6. E me, cioè, lancio lui in alto, lo riprendo e schivo. Ragazzi di Farsight, troppi conti. Non capace, devo avere la calcolatrice qua. Ok, fai uno scatto un po' alla football americano, tac. E prende proprio Tix così. Esatto. Fai proprio, corri, sali su per le scale, metti il piede da una parte, tirai lo slancio per andare verso il corridoio, ti giri e scatti con... e ce la fai correndo, non ti guardi neanche indietro, però senti che si stanno avvicinando, stanno inseguendo. E come io li vedo, ok, si torna su, lo rilancio al piano di sopra, passamelo, lancio, non ti salvo, lo lancio, aspetta, lancio, fammi fermo, atletica, tira, atletica, sì, dall'altro e mezzo, allora, armi naturali. Armi naturali? Tiro per colpire questo. Beh, tecnicamente. Ma perché non è, qua, non è che tiramelo per farmi del male, tiramelo per... come un bambino. E magari tu mi manchi e becco il muro. Ma senti, allora forza. Ma se faccio 1,8 va bene, no? Cioè, ma hai fatto 1,8? Ho fatto 1,8 e... Ho capito, Matt, io non ti faccio più tirare. Cioè, non è possibile. Ma hai detto... Ma ho capito, ma io dico, facciamo scegliere al fato, ma tu fai 1. Ho capito, colpa mia se questo mi si mette a cavaceccio, non ho capito. Vabbè, lo pigli, lo tiri, lo lanci, ma prendi male le distanze, quindi... E quindi faccio curling. Esatto, faccio... fai curling. Arriva da me. Lo prendo. Però lo voglio lanciare proprio di violenza, voglio farle toccare il soffitto della nostra nave. Perché ha rotto i coglioni. Aspetta, tiro su forza. Aspetta, scusatemi, siamo già sulla nostra nave. Non ancora. Non ancora. È per quello che ti devo tirare, perché io ti devo far attraversare il buco che hai creato tu con la fiamma ossidrica, mm-hmm, e farti arrivare nella nostra nave. Ma io ti voglio sparare proprio sul soffitto della nostra nave, così impari a fare il cretino. Ma quindi siamo già arrivati, ok? Sì, sì, non ti preoccupare. Posso fare un tiro di forza? Devi fare un tiro di forza. Quanti danni hai preso prima? Prima? 9 più 12 più 6. Oh, un critico più 18 più 9 sono 27. È un po' esagerato. Va benissimo così. Prendi, lo fai fortissimo con uno slancio terribile. Bam! Tu vieni catapultato al, proprio, tu vedi schizzare Tix sul soffitto. E poi ritorno giù con dove prima, no? Quanti danni ne faccio? Io mi immagino tipo... Tre danni. Solo? Dai, sei figo, si può superare, dai. Tre danni in faccia. Che cazzo fai? L'hai lanciato di faccia. Sì, sì, chiaramente. Ok, perfetto. Ma chiaro. E vabbè, non è che cadi giù di nuovo, che tira e molla. Sarebbe fighissimo, vabbè. E ti schianti di muso nuovamente, tipo il cavaliere di Zodiaco, no? Che cadi, fai tum, così, mm-hmm, e poi rimani un po' tum, e cadi giù di, okay, fianco a Tolan. Che si sincera sulle sue condizioni di salute. Allora, io sincera, voglio fare, oddio, una cosa in tutto questo, in caso. Un secondo solo, sei discretamente convinto che un po' di ghiaccio in faccia sarebbe l'ideale. Perfetto. Ma noi ghiaccio in astrove non ne abbiamo. No. E mentre loro salgono e fanno tutto, io voglio mettere un esplosivo di quelli. Aspetta, come cazzo si chiamano? Un esplosivo Rex, che da quello che ho capito. Mi scusi. Dove vuole metterlo? Aspetta. Io voglio staccare un robottino e mettergli un esplosivo attaccato addosso, in modo che poi il robottino tornerà nella nave. That's a good idea. That's a good idea. I was expecting some bullshit, but no. Ed è uno di quelli che sono, ho letto prima, è attivabile.
cioè non è che lo prendo, okay, lancio, è questo è attivabile, esatto. C'è il pulsante. E faccio questa cosa qui mentre loro salgono, io attacco con lo scotch, con quel cazzo che ho al robottino. Ok, mentre lo fai senti sotto, mancano solo loro due, tu stai correndo, stai recuperando il terreno del lancio, quindi arrivi di fianco a lui. Cioè io tipo, muoviti! Metti il piede, con quanta forza? Con la forza necessaria per farlo salire comodamente, liberare il coso in modo che io possa saltare e arrivare, okay, il prima possibile, perfetto, che non ci voglio. Procedete, vedete che arrivano sotto e cercano di saltare per raggiungere la vostra nave. Spariamo. Sparate a caso. Poi nel senso vi faccio un po' di strada io e vi faccio una cosa per rallentare quello più vicino, diciamo. Okay. Comunque Jacob appena sente che siete tutti e quattro dentro, preme il pulsante di chiusura, okay, e chiude, quindi... Okay. Io lancio il robottino di sotto che immagino che vada a fare, okay, la sì, strada, sì, no, eccetera, appena eccetera. Lo smolli, okay, lui per tutto il tempo ha cercato di muoversi, certo, quindi appena gli stacchi lo scotch lui è già partito. Ok, e niente, poi appena noi vedo che ci stacchiamo un attimo io premo. Via via via, Jacob accende i motori, batte ancora sul cazzo, tira, vi allontanate, appena siete a distanza... di qualche click, diciamo. Di sicurezza. Esatto, di sicurezza. Io faccio esplodere. Io proprio... e schiaccio il pulsante. Immagino che andrai nella cabina di comando a vedere dei finestrini. Assolutamente sì. Cioè, i fuochi d'artificio sono la mia cosa preferita. Lo spettacolo è interessante perché vedete proprio l'esplosione che squarcia in parte appunto la nave e... appena si squarcia vedete che all'interno ci sono delle luci che si spengono e i due pezzi che vanno alla deriva distanti uno dall'altro, ma siete abbastanza lontani quindi non vedete gli esseri che sono stati catapultati fuori dalla nave, ma tutte le luci si spengono, non sentite rumore perché nello spazio non si sentono i rumori, tranne in Star Wars, ma lì è un'altra storia. E infatti c'è stata l'esplosione ma poi si è subito ricomposta perché ha bruciato l'ossigeno che era all'interno, certo, della nave e adesso vedete questa nave che va alla deriva in lontananza e Jacob vi raggiunge subito e fa: che cazzo è successo? Credo che dovremmo chiedere noi aiuto a qualcuno per poter capire che cos'era quella roba. Io ho bisogno di un medico. io ho bisogno di un drink. Mi ero già avvicinato. Capitano, vieni che ti cauterizzo le ferite. Stammi lontano, Tix. Non mi parlare per una settimana. Io Kergan invece dico: io ho bisogno di un'altra squadra. E mi metto a sedere, tipo mi prendo, non lo so, antigelo e brodaglia e mi metto lì un attimo a bere. Perfetto. Ho già chiamato il nostro compratore preferito, Vladistok. Sta già arrivando. Spero che quei droidi valgano qualcosa, quantomeno. Che droidi? Sì, sì, loro continuano ad andare verso il boccaporto inferiore. Quindi è esploso un po', però questi continuano a funzionare. Sì. Ok. Quello ha detto i droidi, i tablet, ha guardato a quel punto, mi sono ricordato. Jacob, abbiamo trovato questi. Sai dirmi tra quanto tempo arriverà il compratore? Pochi minuti. Ti ho dato già la nostra posizione. Scarica tutti i dati nella... Per la seconda volta mi sentite dire cazzo. Scarica tutti i dati nel nostro database. Pensavo volessimo vendere tutto subito. Insomma, non abbiamo neanche uno stivale per Tix. E io ho bisogno di una tuta nuova, quindi... Cos'ha questa che non va? Io sto una favola. Oh, con un po' di scotch. Non abbiamo abbastanza scotch, o la nave o la tuta. Non sono stato io. È stato il fatto. L'ho visto, però dalle telecamere non avevo visto la sua schiena, perché dalla tua vedevo la sua faccia. Fammi indovinare, Tix ha gettato una granata di troppo, vero? Era necessaria! Lo stavano attaccando, non c'era alternativa. Capitano, poi era necessario, non ce l'avrei così tanto con Tix fossi in te. Vero, l'ho salvata dopo tutto. E flashback, io che chiudo la porta in faccia al capitano. Ne parleremo in un secondo momento. Adesso pensiamo alle cose più urgenti. Quanto tempo ci vuole per scaricare tutti i dati? Ma se li colleghiamo via cavo, potremmo farcela, sì. Non so quanti dati siano, ma
Beh, neanche noi in realtà. Allora colleghiamoli subito. Scaricate tutto e cancellate, voglio quei tablet puliti. Vedi che prende appunto il cavo USB 5.0, perché siamo siamo nello spazio, siamo nel futuro. E non è blu, ma è giallo. Collega e fa, e comincia a scaricare. Guarda, fa, ma questa, ma sono tantissimi dati. Speriamo di farcela. Devono essere qualcosa riguardo ricerche scientifiche. Hai visto? C'erano delle stanze che sembravano dei laboratori. Sì, potrebbero valere un mucchio di crediti. Infatti queste le vendiamo a parte. Al tuo compratore diamo soltanto tablet e robottini. Questi invece facciamo una star migliore offerente. Posso suggerire di scoprire prima che cosa c'è sopra? Sì, assolutamente. Se perché questo... se fosse un qualcosa per replicare in serie quello che abbiamo visto, sarebbe il caso di... Mi trovi assolutamente d'accordo. O meglio, se è veramente una roba per replicare un siero del genere, non va venduto da una persona a caso. Se decidiamo di farne qualcosa, dobbiamo darlo alle persone giuste. Ha suonato il campanello. È arrivato Vladistock. Dati? 70%. Lo trattengo io. Vado al portello e apro. Chi è? Vladistock è un Kergan, giusto? Ah, Kergan come te. Però il fisico è completamente diverso. È obeso. Ha un paio di baffoni grigi. Delle mani veramente enormi. Ti guarda e fa: Yorag, cosa avete per me? Vieni qui e non presti nemmeno attenzione alla legge dell'ospitalità. E mi metto tipo seduto, tipo su una scatola e tipo il braccio avanzato. I Kergan sono competitivi a morte. E infatti accetta subito la sfida. Si siede anche lui. Dietro di lui, vedi che lui è enorme, dietro li avevi visti. Ci sono un paio di umani in tuta con dei fucili, sono loro a guardare il corpo. Si siede. Gli do il 5. Però come sta? Effettivamente la sua mano è molto più grande della tua. Il mio obiettivo non è vincere, è solo fare durare la sfida il più a lungo possibile. Ok. E nel frattempo chiacchiero. Come stai? Insomma, ho visto tempi migliori. Facciamo un tiro contrapposto di forza. Sì. 12 più 6, 18 più 6, 24. 12 è un critico. Schifo. 5-11, quindi hai vinto tu. Vedo che il tuo tempo a fare affari ti sta indebolendo, vecchio mio. In realtà io preferisco fare soldi, non affari. E piano piano cerca di spingere. Sì, gli lascio io. Lasci vincere? No, non è che lo lascio vincere, gli lascio guadagnare un po' di terreno senza fargli rendere conto che glielo sto permettendo io. E a un certo punto, piano piano comincia a rifare resistenza. Nel frattempo tengo d'occhio tutti gli altri. Jacob fa 80%. E continuo. E continuano nella loro chiacchierata totalmente inutile per perdere tempo. Jacob è lì ai cavi e sta guardando la barra a riempirsi. Aspettare, tamburellando così. Allora, io sono rimasto abbastanza inquieto da quello che ho visto su quella nave, quindi inizio a farmi una sorta di ispezione sul potrebbe essere che a me o al mio compagno siano arrivati schizzi di melma, e quindi sono lì che guardo un attimo, tutto ok? Su di te no. Su di te. E su di lui? Beh, lui non si era chiuso non ti sei chiuso in camera, no? Ho capito male io. No, io sono ancora nella cabina di pilotaggio che sto anch'io guardando la... Tu eri tutto concentrato a cercare di sopravvivere, ma ti sei dimenticato che hai spinto un tizio con un braccio e ti sei sporcato di melma. Ah, quel pezzo di tuta è ancora attaccato? Penso che si fosse staccato anche quello per l'esplosione, onestamente. No. Non sia tu, la procedura sei sulla schiena, non sul braccio. Correndo, quindi non ci sto pensando. Sono adesso concentrato su quello. E quindi tu lo noti. Ah, ok, allora me ne accorgo. Ah, capitano, io spero che con quella mano lei non abbia toccato niente oltre a questo. Per il momento guardo la tuta. È in avanzato stato di deterioramento. Ok, tolgo quello che rimane della tuta, appallottolandola per fare in modo che il braccio sia al centro, totalmente coperto dall'altra stoffa. Poi vado al coso di espulsione.
il cesso. Esatto. Intasi il cesso. No, non il cesso, quello proprio per i rifiuti. Per via sì. Fuori dallo spazio. E braccio? Non è perfetto, sembra come se avessi una bruciatura sul braccio, leggerissima. È presente come quando, diciamo, ti bruci i peli quando accendi il gas che sa di pollo? Non c'è quell'odore lì, ma vedi che i peli sono... Hai peli te, come razza? No, non mi sembra. No, allora diciamo le scaglie, probabilmente, delle scaglie se le vedi proprio che sono un po' più invecchiate, come se fosse un'abrasione, sì, come se fosse... Si estende? Sembra di no. Forse dovremmo amputarlo. Temo di sì, ma lo teniamo in osservazione per qualche giorno prima. Io stavo scherzando. Io non l'ho sentito perché stavo guardando 90% assorto in questa cosa qua. Io ti voglio dire, sei migliorato, però vedo che parlare un po' ti dà la carica. Sì, sì. Tengo così, lo tengo ancora più forte, faccio tremare un pochino. Non ti reggere a tavolo, lo sai. Ah, hai ragione. Allora, speriamo di avere qualcosa che è di tuo gusto oggi. E speriamo che la paga sia buona. Pip! Sentite il completato il trasferimento? Io aspetto ancora un po' per la formattazione. Esatto. Sono grosso, non stupido. Bravo. E Jacob procede. Formattazione. E stop. Io nel mentre di voi ho fatto stato faccio... avete visto... Ehi, tu quando ti sei tolto la tusa? Cosa vuol dire? Ne parliamo dopo. Al no, sospiro adesso. Di Tolan. Te la sei giocata bene, vecchio mio. Gli do una bella pacca sulla spalla. Sì, ma non sono qua da amico. No, siamo qua per affari. Benvenuto a bordo. Soldi. Fatemi vedere qualcosa che vale dei soldi. Mi faccio da parte, lascio parlare il capitano. Il mio dovere l'ho fatto. Mi tiro fuori queste due palle di robot e me le metto davanti. Che fanno ha qualcosa che potrebbe interessarla. Non riesco a prenderla seriamente. Questa diventerà una gif sul Telegram di Intel. È già uno sticker. Che palle essere femmina. Già, lo immagino. Sì. Che palle. Le buona osserva. Festa della donna. Le osserva, fa. Questo è strano. Perché? Ho sentito parlare dei Terran, di questo tipo di tecnologia. Avete trovato forse la Rubicon? Io sono ancora con Jacob, quindi non sto guardando questa scena, sì. Giusto? La senti perché tanto la nostra è un buco. Sì. È come se tu fossi oltre quella porta e noi fossimo qua, ci senti? Okay. La Rubicon sarebbe? Quanto sei stupido. La Rubicon è la cosa più bella che i Terran hanno, il loro Nirvana. Sarebbe? È una stazione spaziale dove non si può morire, è una stazione spaziale in cui non c'è fame. Non credo proprio che sia questo il caso. Chi sei? Chi è lui? Vladistok. Vladistok è un tizio della mia razza, più grasso, obeso. Però con i baffoni, non so se possono avere i baffi. Io ce li voglio mettere. Magari sono finti. Sono finti. E magari sono d'acciaio come in cose. Ed è il nostro compratore. Ok. Sarò uno scemo, ma sicuramente quello che abbiamo trovato non era la tua fantomatica Rubicon. Fatto sta che questa è progettazione aliena. Non sappiamo da dove arrivi, non sappiamo come sia programmata, non sappiamo che codice risponde. E non è stata una missione facile. Quindi vedo. Penso che tu possa essere molto generoso questo giro. Oh, sì, sì. Quindi la nave che è esplosa qua fuori è un'altra nave, eh? È piena di roba? È piena di roba aliena che tu non vuoi toccare, fidati di me. Io la farei esplodere meglio. Non mi fido di te. Voglio fare un tiro su fermezza, volontà. Per convincerlo a non rompere il cazzo. Puoi provarci. 11, 6 più 3. 20. Stammi bene a sentire. Sono un veterano del sistema Cronos. Ho ammazzato tanti dei tuoi cari colleghi predoni che ho perso il numero. Io so riconoscere una fottuta minaccia quando ce l'ho davanti e soprattutto so quando è il caso di ritirarsi e quando è il caso di fronteggiarla. Se sono qui,
vivo dopo decenni di combattimenti in tutto questo fottuto settore. Non è certo perché sono diventato un grasso coglione avido. Quindi, se vuoi fare un favore a te, alla tua razza e a tutto il settore, lascia stare quel relitto. Prendi quello che abbiamo qui da offrirti, possibilmente a un prezzo che ne valga la pena, e poi torna nella tua tana. Questi non sono affari su cui vuoi mettere le mani, a meno che tu non ci tenga davvero a finir male. E non è una minaccia da parte mia, perché io appena ho finito qui prendo la mia ciurma e mi levo dalle palle. È una minaccia dall'universo, perché se questi alieni hanno portato della roba così minacciosa da far ritirare una squadra di questo calibro, ti assicuro che non è da prendere sotto gamba. Vi osserva. Capitano. Si liscia i baffi. Senti, pezzo di sterco plutarchiano. Pensi davvero di incularmi? Siete una manica di coglioni. Vi siete visti? La vostra nave cade a pezzi, avete armature, armi che fanno schifo. Quella nave là fuori è piena di tesori. Senti chiaramente le mie nocche che si cominciano a scrocchiare. Ma... perché io ero lì per dirgli: io sto con lui, non sono un testa di cazzo e sono della tua razza, dovresti arrivarci. Ma come lui mi dice, pezzo di sterco, l'ho battuto a braccio di ferro. Credi che abbia qualche problema a batterti a qualsiasi altro dei tuoi giochetti? Se sto con questo ragazzo, non è perché è un coglione dalla lingua lunga, ma perché sa quello che si fa. Sai di cosa sono capace. Se non ti fidi di lui, fidati almeno di me. Credi che ci limiteremo ad andare? Io avrei consigliato al capitano di farlo saltare in aria con i nostri laser. Oh, ma se vuoi andare a cercare la morte o una schiena carbonizzata come il mio capitano, accomodati. Non sarò io a fermarti. Ho altri affari, ho altri obiettivi. Fai quello che ti pare. Ma azzardati ancora una volta a insultarmi. E quanto è vero che veniamo dallo stesso pianeta. Ti strappo i baffi, ti stacco la testa e la appendo nella mia stanza. Sono stato chiaro? Io penso, non glielo chiedo, ma vorrei averla io la testa. Io penso, ma perché non li lasciamo andare, che così ci muoiono dai mostricini? Senso di comunità. No, senso di che questo potrebbe prendere quella roba, usarla come arma, esatto, o vedere la migliore offerente. Senso quindi... di comunità, intendo comunità, intendo ma l'universo. Ma quanti sono? Vi do 2000 crediti per quei droidi. Raddoppio. 2005. 3000. Ma ci aggiungiamo un tablet. Bel tablet. 7 pollici. 2005 e due belle signorine. Cosa stai dicendo, Tix? 3000 crediti e ce la portiamo a casa. 3000 e anche un tablet. Un tablettino. E due signorine. Uno. Cosa c'entrano le signorine, Tix? Non ce l'ho. Mi ha consegnato bene l'ultima volta. Cosa? Non voglio sapere. Questo è la ok, ok. Fa segno alle sue guardie che hanno questa valigia piccolina, ve la lancia così. Dai. Ciao piccoline, mi mancherete. Prendi due droidi, il tablet. Mi piace fare affari con voi. Così. A questo proposito, per quanto riguarda le signorine, sarebbe possibile avere un check-up medico in allegato delle due signore prima che Tix ci concluda? Perché la scorsa volta non è finita bene. Ora, non mi fraintenda, ho pienamente fiducia nei suoi contatti, ma in qualità di medico di bordo, insomma, è mio dovere. Sono certo che un uomo d'affari capirà. Trolan, non so cosa tu ci faccia qua, sinceramente, ma buona fortuna. Prende il pulsante, chiude le porte. Ehi, le mie signorine! Sentite lo sgancio. Alla prossima. Si allontana. Ci ho truffati! Oddio. Beh, 3000 crediti. Anche questo mese si mangia, signori. Jacob, torniamo alla stazione più vicina. Dobbiamo rattoppare noi e l'astronave. Dammi la valigetta. Posto. Li inseriamo subito in cassaforte. Nessuno controlla mai. Allora, 30 secondi. Chiuso. Oh, ci ha fatto il regalone.
pazzo. Figlio di... Non so già cosa fare. È andata, chiusa. Prima parte finita, signori. Non c'è altro. Decisa in fe. Che bello giocare qualcuno di grosso con cui puoi prendere la gente fisicamente e lanciarla. Era il mio bombolotto. Presto, andiamo. L'hai usato come arma. Vai, vai, sbriga. A posto. Era tipo Bomberman. Bello. Quindi vi siete... Avete analizzato... In realtà pochino della nave, speravo andaste... È che i tempi morti della live, diciamo, m'hanno mangiato un mezz'ora di gioco buona. Abbiamo dovuto accelerare un pochino. Infatti, mi dispiace un po'. No, io mi sono divertito. Curiosità, è rilevante per la storia, e in qual caso non dircelo, però sarei curioso di sapere effettivamente cosa c'era nel terrario, nella stanza delle piante, se non è rilevante per la storia, se no lo scopriremo. Preferisco dirlo eventualmente nella prossima giocata, se dovesse venire fuori. Ho chiesto apposta. Anche perché questa avventura sarà quella dello stretch goal, giusto? O no? Diciamo quella che dovrebbe essere, allora, questo pubblico! Prima che cadesse live stavamo dicendo che uno degli stretch goal che hanno raggiunto i ragazzi appunto di Farsight è un'avventura scritta da noi all'interno del Kickstarter, esatto. Quindi chi ha partecipato a Kickstarter riceverà anche un'avventura appunto per Farsight scritta da Intail, che ancora ufficialmente non è stata scritta, ma abbiamo le idee e che sarà collegata a questa che stiamo giocando. Questa è la prima parte, poi ci sarà una seconda parte e questa sarà collegata a un'altra avventura. Ovviamente non sarà necessario aver visto barra giocato questa avventura per giocare l'altra, però chi ha visto questa live si godrà maggiormente l'avventura che è all'interno del Kickstarter. Detto questo, io dico a Simone, intanto ringrazio tutti quelli che sono stati in live con noi, nonostante un paio di problemi tecnici, ovviamente in parte dovuti da sfiga, in parte dovuti da altro, chissà, adesso vado a fare un cecchino. Salutiamo. Ne ringraziamo l'ospite. Pensavo stessi indicando lui per il fattore sfiga. Stavo arrivando. Ringraziamo ovviamente Willy per essere stato qua. Ricordiamo il canale di Willy, Zo Sparkle. Per chi non lo conoscesse, conoscetelo, perché fa veramente dei video della Madonna. Mod spam del canale Spammini, esatto, in cui veramente spiega con passione e dedizione la sua passione, che appunto zoologia, paleontologia, criptozoologia, con astuzia e alle volte anche un poco di furbizia, esatto. E tra l'altro Willy ha partecipato anche a te al manuale di Farsight, tra l'altro. Ha partecipato alla costruzione, alla creazione, sta partecipando in realtà perché il manuale è ancora in scrittura, alla creazione di alcuni, non tutti. Non tutti, però diciamo ci sono degli stretch goal che si chiamano Xenobestiary, che sono praticamente ogni stretch goal di questo tipo si sbloccano due mostri che invento io. Quindi sono dei mostri che hanno un background ecologico, scientifico interessante. Verosimile. Sì, esatto. Cioè, perché sono, in realtà sono un solo gruppo di animali di un pianeta, di modo che siano lorizzati all'interno di un pianeta. Cioè, quando vai in un pianeta c'è una fauna già coerente, diciamo. E quindi sono, diciamo, adattamenti di uno stesso gruppo di animali. E piccola cosa, domani tra l'altro lo realizzo anche in diretta su Twitch, dalla illustratrice, da realizzare il primo di questi mostri. Per ora confermati sono 8, però se vi impegnate potrebbero anche essere di più. E quindi diciamo sì, ho un po' messo questo è una minaccia ovviamente, esatto. Questa ho un po' messo questo discorso della mia attività, che comunque faccio divulgatore scientifico, applicato a questo manuale di gioco di ruolo, per fare dei mostri che siano scientificamente interessanti e basati un po' su tutti quanti gli adattamenti zoologici, certo, quindi è con un senso, diciamo, esatto. Ecco, detto questo, Simone, per quanto mi riguarda, dovresti fare un raid al canale che adesso mi sfugge, però l'abbiamo al for aspetta che ce l'ho su Telegram. Dovresti averlo, dovrebbe essere live tra i follow. Simone, mi stai sentendo, vero Simone? Simone. Ok, perfetto, a posto. Fammi controllare, te lo dico subito. Dove appunto ci sono gli autori del manuale di Farsight che stanno parlando del manuale di Farsight, fondamentalmente. Al 4 o più, col 4 fatto numero. Ah, al 4 o più.
4 o più. Si vede il background di Warhammer. Quindi, signori, noi vi ringraziamo infinitamente per essere stati qua con noi a giocare un pochino a Farsight. Ci giocheremo anche martedì prossimo, sì, sempre gli stessi orari, sperando di avere un po' più di serenità, diciamo, perché ormai sfortuna quando masterlo io sono ineluttabili, per la seconda parte di questa giocata, che non è detto che avrà gli stessi giocatori. Chi lo sa cosa succederà. Quindi Simone, appena vai con Ride, avvisami. Così. Sì, ovviamente per cambiare i tecnici devo fare Ride. Che cazzo? Aspettate. Ci penso io. No, può essere che a volte non appare. Ultimamente Twitch sta dando problemi. Sì, sì, no, questo. Magari vai direttamente da gestore streaming. Beh, signori, è stato. Twitch.tv/al4più. Al 4più, col 4 numerico. Sì. Signore, è stato un piacere. Willy, grazie. Grazie di cuore. Sei stato magnifico. Spero di non aver fatto una figura. Anzi, no, al contrario, sei stato magnifico. Accidenti. Non vedo l'ora di giocare di nuovo con te settimana prossima. Brava Julie, bella intuizione da bomba, mi è piaciuta. GG. Oh, grazie. No, prego. Gioca bene con gli altri master, non con me. Questa me la segno. E niente ragazzi, noi vi auguriamo una buona serata, noi ci vediamo stasera con il Grazie, late Genovese. E poi domani con l'intalk normalissimo dalle 3 alle 5, giovedì col pre-show e con tutto il resto della programmazione per il nuovo episodio di Luxastar che è il 20. Venerdì Only Sub sempre dalle 3 alle 5, sabato abbiamo il TG Rob dalle 3 alle 5. Domenica vi facciamo sapere, vediamo. Perché Gabri è molto occupato con lavoro. Che fra febbre e lavoro, poverino, sì. Non sta passando un periodo particolarmente allegro, ma magari questa settimana riusciamo a organizzare qualcosa per conto nostro. Speriamo di sì. E niente, questo è quanto. Perfetto. Ragazzi, grazie e scusate ancora per i problemi tecnici. Ci vediamo stasera alle 21. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, buona serata. Ciao.